Lascio la parola subito al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, dunque, 19 presenti, 5 assenti più la Presidente. E, mi aveva detto veramente il consigliere Carlone che aveva scritto o non ha scritto? Io non ho avuto. Lo sapevo, pensavo che avesse scritto, sinceramente. Non... Voi no, ok. Dove va? Allora. Sì, perché. Allora, gli scrutatori di oggi saranno Ferrauto, Rinaldi e Cercuoni. Allora, iniziamo subito. Intanto devo dire che è stata risposta con ritardo. L'interrogazione scritta numero 45 è stata inviata all'interrogante. Allora, invece... Scusi, Presidente, per le interrogazioni scritte quanto tempo c'è per rispondere? 30 giorni mi pare. Sì, perché questa è dello scorso anno. Io non la so la data, però sì, se lei me lo dice, sì. Scritto, cioè è il 7 dicembre, sì. All'ordine dei lavori di oggi, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennun e Mussolini, regolamento per la sosta delle popolazioni nomadi nel territorio di Roma, protocollo numero 3031 del 2019. Chi è il relatore? Consigliere Ferrauto. Buonasera. Allora, abbiamo affrontato, diciamo, il regolamento in fase di commissione e abbiamo letto le premesse, alcuni punti principali, diciamo, del regolamento stesso. È abbastanza articolato e sostanzialmente prevede la realizzazione di 4 aree di sosta per le etnie Rom, Camminanti e Sikh, che devono essere individuate in 4 punti cardinali di Roma Capitale, essenzialmente nell'area periferiche, e devono essere individuate di concerto con le strutture territoriali. E Roma Capitale dovrà esercitare la gestione delle ASAT con l'istruzione di un comitato di gestione.
e dovrà prevedere delle misure minime relative agli impianti tecnologici e di sicurezza delle aree stesse. Sono ammessi soltanto i nuclei familiari composti da persone nomadi, ai sensi dell'articolo della legge regionale del Lazio numero 85/1985, appartenenti alle etnie Rom, Sinti e Camminanti. Salto velocemente gli articoli, do soltanto un'illustrazione di quelli principali, almeno che sono anche emersi in fase di commissione. Principalmente le aree dovranno essere di 2000 o minimo 2000, massimo 4000 metri quadri. E saranno poi composte da 30 piazzole per Rot e Caravan, che dovranno ospitare al massimo 6 persone per ogni piazzola, quindi per un totale di 180 persone, 30 moduli abitativi, sempre per nuclei familiari di massimo 6 persone, quindi sempre 180 persone in più dovranno essere ospitate, per un numero massimo complessivo al massimo di 200, cioè si può andare in deroga e prevedere anche una presenza massima di 200 persone in ogni ASAT. E dovrà essere poi previsto un modulo di servizio polivalente, costituito da 10 blocchi di servizi igienici, 6 lavatoi, un salone ricreativo, poi dovrà essere previsto un vano per a uso ufficio, uno a uso portineria e un'area verde attrezzata. Il comitato di gestione, che è articolato da diversi componenti, come viene indicato nell'articolo 5, si dovrà occupare essenzialmente di rilevare le priorità nella selezione degli interventi da svolgere all'interno degli stessi ASAT. Nell'articolo 6 poi sono dettagliate le attività principali che il comitato di gestione svolge. Nell'articolo 7 viene indicato il gestore sociale, che si dovrà occupare poi sostanzialmente del mandare avanti ogni ASAT. Nell'articolo 8 viene indicata la gestione della vigilanza e sostanzialmente indica degli obblighi per il comitato di gestione di relazionare e documentare i fatti di tutto quello che avviene contro il regolamento all'interno di ogni ASAT. E allora, poi altre cose. L'autorizzazione viene rilasciata per ogni nucleo familiare, devono rispettare alcuni canoni per essere accolti all'interno delle aree. E c'è anche all'articolo 12 viene indicato il pagamento del canone che ogni persona deve devolvere per restare all'interno dell'area. E ci sono poi delle norme comportamentali all'articolo 13. Il modulo abitativo deve mantenerlo e deve essere sempre mantenuto dalle persone che lo occupano in modo adeguato e poi deve essere rilasciato in buono stato. E poi arriverei direttamente all'articolo 16, che è quello che impegna principalmente il municipio, in quanto viene indicato che entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, Roma Capitale, sentiti i pareri dei municipi, individua le aree dove vengono realizzate le ASAT. Entro 6 mesi Roma Capitale realizza, tramite competenti settori dell'amministrazione capitolina, le aree di sosta attrezzate temporaneamente. Entro 6 mesi costituirà il comitato di gestione, entro sempre 6 mesi dovrà individuare tramite gara e a evidenza pubblica il gestore sociale, entro 6 mesi stipula il protocollo d'intesa con il comando militare della capitale per assicurare appunto la custodia e la vigilanza delle ASAT, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Roma Capitale provvede alla chiusura e allo smantellamento dei villaggi della solidarietà, dei campi tollerati e degli insediamenti abusivi presenti in tutto il territorio capitolino. Ora, noi abbiamo valutato
negativamente la proposta di questo regolamento, in quanto sono già in essere delle attività da parte della Giunta Capitolina per il superamento dei campi Rom. E questo a noi sembrava più un voler ricollocare in nuove aree e cambiare sostanzialmente semplicemente il nome di quelli che sono i campi Rom attuali e denominarle ASAT, con un regolamento che ne prevede poi una capienza sicuramente minore rispetto a quelli che sono i numeri degli attuali insediamenti abusivi e non abusivi, quelli regolari, e quindi non sufficiente comunque sia risolvere un problema che tra l'altro impegnerebbe in giro di pochi mesi la realizzazione di 4 aree su Roma in 6 mesi. Non credo che, cioè, a nostro avviso, insomma, sembrano abbastanza poche. Comunque sia, non è quanto richiesto dalla Comunità Europea l'indirizzo da seguire, perché dovremmo seguire un indirizzo di accoglienza di queste persone, non di ghettizzarle come dandogli aree proprie dove potersero stare. E poi garantire soprattutto la frequenza scolastica, quando dal regolamento è previsto che non possono stare più di 3 mesi, poi se sono presenti alunni, ragazzi che devono frequentare le scuole, il regolamento prevede che ci sia un periodo superiore ai 6 mesi fino a 12, che comunque non garantirebbe la frequenza di un intero anno scolastico, sì, ma non della frequentazione di tutto il ciclo scolastico dell'alunno, che si verrebbe costretto comunque sia a spostarsi su 4 aree di Roma abbastanza a distanza una dall'altra, quindi non potrebbe assolutamente frequentare sempre la stessa scuola. E per questo poi il parere all'unanimità della commissione è stata sfavorevole. Grazie. Consigliera Cerconi. Allora, Presidente, io volevo un attimino riprendere le fila della questione e partire un po' dalle basi, perché come si leggerà nelle introduzioni, nei premesso che della delibera, la delibera prende spunto da quello che oggi l'amministrazione Raggi ha proposto e sta facendo a livello comunale, e quindi riprende un po' una questione che noi nel municipio avevamo già dibattuto, per dare a chi anche ci ascolta qualche idea delle cifre di cui stiamo parlando. Faccio presente che si tratta, attualmente è stato stanziato solamente, diciamo, c'erano questo smantellamento dei campi sarebbe partito dalla Monachina e dalla Barbuta. Attualmente, per quanto riguarda il bando della Monachina, è andato deserto, la Barbuta invece ha iniziato quello che viene definito il progetto di superamento dei campi. Cosa comporta questo progetto di superamento dei campi? Comporta lo stanziamento di 1.200.000 euro dei fondi PON Metro, cioè il programma nazionale per la città metropolitana, che viene gestito dal vincitore dell'appalto per 36 mesi. Cosa deve fare il soggetto che ha vinto l'appalto? Mappare la mappatura dei soggetti interessati, le attività economiche sostenibili, i piani individuali per l'inserimento lavorativo e abitativo, la formazione all'imprenditoria giovanile e la creazione di ditte individuali. Cioè, noi stiamo parlando di stanziamenti di fondi del Programma Nazionale di Città Metropolitana che finiranno per la formazione di alcuni soggetti che fino ad oggi hanno e continuano, grazie all'amministrazione Raggi, ad avere un sostegno totalmente, totalmente gratuito, perché poi in cambio negli anni la popolazione e la cittadinanza non ha ricevuto altro che non ha ricevuto altro che esternazioni negative. Che cosa intendo? Intendo dire che nonostante il 1.200.000 euro oggi stanziati, continuiamo a ricevere segnalazioni sui roghi tossici, continuiamo a ricevere segnalazioni su giri molto particolari all'interno del campo. E quindi mi chiedo, nel momento in cui decidono di stanziare 1.260.000 euro per agevolare l'imprenditoria giovanile di chi vive all'interno del campo, per agevolare l'inserimento lavorativo ed abitativo, mi chiedo che cosa
cosa stiamo facendo? Ma me lo chiedo perché poi la proposta che oggi viene portata in aula è una proposta che fa un piccolo passo avanti e dice: partendo da questi 1.200.000 euro, partendo dalla proposta Raggi, facciamo un piccolo passetto in avanti, e quindi vengono proposte quattro aree destinate a, come veniva prima detto dal consigliere, ad ospitare la comunità nomadi per un periodo limitato di tempo, garantendo però la fruizione di tutti i servizi di sosta temporanea. E sempre nella delibera viene richiesto ovviamente che queste aree di sosta vengano, diciamo, necessitano di alcuni adeguamenti fondamentali, quali il livellamento delle strade, l'adeguamento delle reti fognarie, la realizzazione di moduli abitativi provvisori. Diciamo che questa proposta non è una proposta a costo zero, anzi questa proposta si sommerebbe al già 1.200.000 euro che noi stiamo stanziando, più tutto ciò che serve a rendere queste aree di sosta adeguate ad accogliere chi oggi già ha una sistemazione. Il mio problema non è contestare una delibera sulla quale, vi dico la verità, io sono anche in grado, cioè mettere mano ai campi rom non significa fare come sta facendo l'amministrazione Raggi, investire sull'imprenditoria, perché signori vi faccio presente che investire sull'imprenditoria, ci sono tante categorie che hanno bisogno di investire sull'imprenditoria giovanile. Quanti giovani noi oggi abbiamo che hanno necessità di investimenti importanti? Ve ne dico uno, la locanda dei girasoli, il comune di Roma non se ne sta occupando, avrebbe bisogno anche loro. Beh, mi chiedono che cosa c'entra, rispondo, c'entra perché oggi se noi decidiamo di stanziare dei fondi di un PON metro, che vi invito ad andare a vedere cosa sono, su un progetto di assistenzialismo agli insediamenti nomadi, e poi non facciamo la stessa cosa su tanti altri progetti, c'è ovviamente un razzismo di fondo contro tutti quegli italiani che tutti i giorni si tirano sulle maniche e lavorano. Ma vi dico di più, la delibera ha qualche cosa che mi permetto di dire al consigliere, che poi sicuramente la spiegherà meglio di quanto l'abbiamo capita, ha delle questioni che rimangono in sospeso e che non ci convincono completamente. L'area periferica che dovrà essere diciamo segnalata dai municipi è un'area periferica delimitata dal GRA, tra i 2.000 e i 4.000 metri quadri. La domanda che mi faccio: potrebbe essere la stessa Barbuta? Perché la stessa Barbuta oggi ha effettivamente dei moduli abitativi. Io ricordo qualcuno con una commissione di parlamentare sulle periferie che fece in pieno agosto un sopralluogo, io ho partecipato, un sopralluogo all'interno del campo della Barbuta. E effettivamente la Barbuta è divisa in due aree tra di loro molto diverse. Una parte dove troviamo tutti i moduli abitativi, un'altra parte dove effettivamente la situazione è al limite della decenza, e vedere giocare dei bambini lì è allucinante. Per questo dico, cosa fa questa delibera? Decide comunque di smantellare la Barbuta, parlando di questo municipio, perché poi anche di questo municipio dobbiamo parlare, o la valutiamo come luogo dove possono rimanere i moduli abitativi, perché nella delibera si parla anche di moduli abitativi? In più vengono previste, diciamo, mancano alcuni aspetti, quindi la prima cosa è queste aree periferiche che devono essere individuate. La seconda è di nuovo la proposta di unità permanenti di polizia locale. La polizia locale fa un lavoro eccelso, ma c'è un problema di fondo. Come pensiamo che mettere una pattuglia fuori da un campo rom possa risolvere il problema? Anche la notte, quando ci sono donne a dover fare il servizio anche notturno, è impensabile. E allora crediamo che la soluzione vera che possa essere invece portata è quella che oggi il ministro dell'Interno Salvini sta proponendo anche al campo rom di via Salviati, ossia una bonifica, una messa in sicurezza, delimitando l'area, videosorvegliando l'area, in cui le forze si possano unire, non solo la polizia
di Roma Capitale, ma l'esercito. Tant'è che è previsto al campo Rom l'arrivo di 40 militari. Non solo, un altro aspetto che poco convince è il fatto che le utenze, così come tutti i servizi, siano pagati da chi sosterrà in queste palazzole a spot. Cioè non è quanto consumo vado a pagare. Io pagherò, se sto nella roulotte, 1 euro al giorno a persona adulta. Se invece sto in un modulo abitativo, 3 euro a persona. Diciamo che a noi sembra alquanto strano, se io oggi affitto una casa o se io oggi compro una casa, non è che la CEA piuttosto che gli altri fruitori di servizi elettrici piuttosto che di erogazione di servizi in generale mi fanno uno sconto e mi dicono vabbè, quanto consumi, facciamo 1 euro al giorno perché ti vengo incontro. Allora voglio capire, per quale motivo si limita ad 1 euro al giorno l'intervento di queste persone piuttosto che a 3 euro se sei in un modulo abitativo? Chi usufruisce di servizi, a meno che non versa in condizioni di particolare difficoltà da verificare, può essere aiutato, ma faccio presente che anche chi abita all'interno di alloggi popolari paga il riscaldamento, paga l'elettricità, paga l'acqua. Pertanto, come Lega, noi siamo profondamente d'accordo sul portare una rivoluzione nella gestione del sistema dei campi Rom che ha visto troppo spesso sperperare risorse e soprattutto guadagnare quelle risorse senza poi risolvere i problemi, perché negli anni tanti soggetti hanno vinto gli appalti alla barbuta senza risolvere mai niente e continuamente ci ritroviamo a parlare dei campi Rom. Pertanto lo smantellamento e chiudo perché è scaduto il tempo. Pertanto, pur essendo profondamente d'accordo con la base di questa delibera, che è rimettere mano al sistema di quella che viene definita l'accoglienza, che non ha funzionato e non funzionerà mai, ci sono degli aspetti in questa delibera che magari nel tempo sono stati modificati, perché questa delibera non era partita così, era partita senza, all'inizio non veniva previsto 1 euro al giorno forfè e 3 euro al giorno forfè. Prima chi si apprestava a stare in una piazzola pagava il servizio e deve pagare il servizio, perché sennò quel servizio lo pagheremo tutti noi e non mi sembra corretto. Pertanto, a tutela di tutti i cittadini che pagano regolarmente affitti, pagano le tasse, pagano i servizi di cui poi usufruiscono, noi su questa delibera non esprimeremo il parere, per il semplice fatto che ci sono delle cose che non ci piacciono, ma siamo consapevoli e anzi vogliamo parlarne e risolverle, come sta facendo il Ministro dell'Interno Salvini. Grazie. Ci sono altri interventi? No. Giuliano. Ah, allora, Giuliano ed Egidio. Sì, Giuliano, decidete voi. Grazie. Infatti ha visto velocemente l'età anagrafica e si è reso conto che. Grazie. Allora, in questo consiglio ritorna l'argomento Rom. Innanzitutto una premessa, vedo che ovviamente per espressione positiva del Partito Democratico, la mia collega capogruppo sarà più contenta di una bocciatura di questo atto, immagino politicamente, perché ovviamente su questo argomento vi si trova più collegati, no? Tra 5 Stelle e PD. Ma dico questa battuta non tanto come battuta, perché sapete che non faccio polemica, è per dire che comunque Fratelli d'Italia su questo argomento rimane coerente, perché la coerenza è un elemento fondamentale nel tempo, si viene premiato, perché chi comunque sia ha dovuto comunque cambiare nel tempo i propri, come si dice, pensieri o posizionamenti, Fratelli d'Italia nella sua composizione continua a trattare questo argomento nella stessa medesima posizione. Quindi
E questa diciamo, premessa mi serviva per dire che Fratelli d'Italia ha proposto una delibera di iniziativa popolare sul Campi Rom, che ovviamente l'amministrazione comunale ha bocciato per diversi motivi, che un po' sono quelli che prima il collega nel presentarla un po' ha ricordato, perché avete un altro modo, un altro modus, un'altra intenzione di intervenire su questo tipo di problema. E la coerenza, per quanto ci riguarda, non si perde, quindi noi continuiamo a dire che servirebbe, no, intervenire in un certo modo, perché comunque nel tempo la situazione è rimasta irrisolta, al di là dei finanziamenti, nel tempo non ci sono stati miglioramenti, continuano a esserci, come diceva prima la collega che è intervenuta, i roghi tossici, ma di conseguenza supportiamo o sopportiamo, decidete voi, le famose domeniche ecologiche, perché giustamente c'è sta un indice di inquinamento non indifferente. Allora ci subiamo sempre i 2-3 roghetti, capito, diciamo, della giornata, per poi stopparci, no, durante la domenica, perché il sindaco, e quindi in questo caso l'alta carica più alta del Comune di Roma, è responsabile direttamente della salute dei cittadini, qualunque sindaco, non solo Araci. E quindi che cosa fa per potersi prevenire? Fa le domeniche ecologiche, ne fa un tot di numero, proprio perché comunque è previsto almeno quello per poter evitare, no, e avere problemi in seguito, che ha fatto il suo. Però avevamo anche discusso in questo municipio, avevamo anche fatto dei passi in avanti nonostante tutto, avevamo anche una convergenza con la maggioranza, con la Presidente, con la Giunta, con il Consiglio, di intervenire in un certo modo, soprattutto perché noi abbiamo la Barbuda, che non è una situazione di secondo piano. Avevamo chiesto l'intervento dei vigili urbani, nel senso del controllo dell'entrata, avevamo pure polemizzato con l'AMA, perché comunque sia i rifiuti non venivano portati via. Poi qualcuno, mi ricordo, nella scorsa consigliatura si batteva per mettere 4-5 cassonetti, perché giustamente senza cassonetti tutta la Barbuda non sapeva dove mettere i rifiuti, e quindi ecco lì che nascevano i roghi, no? Però vabbè, al di là della parte, diciamo, più teatrale di questa battuta, è normale che tra quello che producono all'interno e quello che arriva da fuori, perché non ci dimentichiamo che il popolo rom in questo senso si è industrializzato. Se prima partiva e faceva venire i camion, perché, come si dice, comandava il territorio, e entravano dentro e scaricavano e gli davano qualche prebenda, adesso dice no, sono troppo evidenti i camion e andiamo con i furgoncini. Partono i furgoncini da dentro, vanno fuori, raccolgono, riportano dentro e poi li ammucchiano, e ogni tanto qualcuno per sbaglio gli dà fuoco, ma se sbaglia, certo, non è che lo fa apposta. Per cui c'è il problema. E allora si diceva, da questo consiglio, da questo municipio, si diceva di fare un controllo all'entrata. Ora, se lo poteva fare la polizia municipale, se lo potevano fare la polizia, i carabinieri, l'esercito, avevamo chiesto un qualcosa e qualcuno che potesse comunque eliminare, più che l'uscita, l'entrata di prodotto, no, di rifiuto. Per eliminare una volta per tutte, ci sarebbe stato un tempo zero con cui i roghi non ci sarebbero più stati, perché se non hai più materiale da bruciare, che te bruci? I moduli abitativi, sì, quelli ogni tanto gli piacciono, perché comunque fanno effetto, fanno ricordare a tutti che c'è comunque il campo La Barbuda, perché ce lo dimentichiamo. Poi, a parte qualche cosa che ti manca sotto casa, che tu esci e non trovi più la macchina, o ti hanno rubato dentro al garage, ma quella è un'altra cosa. Però tu ti scordi che ci sono, e quindi io ti faccio una bella pum infogata sul modulo, che si vede da distanze considerevoli. Arrivano i vigili del fuoco, spengono tutti e dicono: mannaggia, ha preso fuoco. Rimangono così: mannaggia, ha preso fuoco. E invece questa cosa non è stata ascoltata. Però giorni fa
se non mi sbaglio, e quindi lo dico con la positività del caso, giorni fa il prefetto Basilone, mi sembra che si chiami Basilone, dice sì, mettiamo l'esercito, ma in due posti, mi sembra che Campo Romano, no Campo Romano, Campo Via Salviati, no, e l'altro quello sulla Castel Romano, grazie direttore, Campo Romano è la via quella che è qui vicino, e a Castel Romano ci mettiamo l'esercito perché? Perché probabilmente il prefetto ha detto qui la situazione è fuori controllo, adesso si sono accorti dopo 7-8 commissioni parlamentari, dopo che comunque il ministro Minniti, quindi lo dobbiamo dire, che anche il ministro Minniti è andato in quel senso, poi successivamente anche le commissioni, anche l'opinione pubblica tutta, anche la politica tutta diceva che serviva, no, non si può fare, non si può dire, adesso sembra che, ma non l'hanno messi alla barbuta, perché la barbuta ha un altro fenomeno sottostante che ci pressa, ci mette all'angolo, perché la barbuta è di fronte a uno spazio che hanno sequestrato pochi giorni fa, Alta Quota, che caso strano, Alta Quota è sempre del famoso proprietario terriero, ok, che comunque noi dobbiamo anche discutere un progetto di print, che anche lì intervenì facendo una situazione a suo tempo per temporanea gestione di persone che si accampavano, perché la barbuta nacque così, in una situazione temporanea fecero dei casottini così potevano andare per i bagni, per le cose eccetera, è diventato un hotel, è diventato uno spazio dove ci ballano, è diventato con tutte le varie cose che non gli volevi neanche se te pagano, ok? E vicino c'era anche un parcheggio per auto che poi è stato sequestrato, perché comunque dentro a quel parcheggio, oltre a parcheggiare la macchina per andare a prendere, come si dice, l'aereo a Ciampino, ok, ci mettevano pure dei container, de roba rubata, eccetera, 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 eccetera. Quindi una zona ammalorata già di per sé sotto una forte pressione di non controllo, altro che esercito ci vorrebbe in qua parte lì, ok? Poi dopo però noi caschiamo tutti quanti nella polemica politica che Porelli, poi tutta sta parte, come si dice, umanistica, 12 mesi, 6 mesi, 12 mesi, poi non da scuola, poi ritornano, poi... Capito? C'è un discorso che poi dopo noi perdiamo di mira quello che potrebbe essere poi il risultato per togliere definitivamente, per risolvere definitivamente un problema di questo tipo, ci vuole tempo, però poi con delle delle situazioni che vanno ad offuscare il risultato principale, poi ci perdiamo energie a capire come, quando e perché, no? E allora Fratelli d'Italia ha comunque riportato l'attenzione in Consiglio Comunale. Io sono sempre dell'avviso che qualunque tipo di delibera è sempre modificabile dalle parti, diciamo, di chi di dovere, è sempre migliorabile. Intanto però abbiamo riportato di nuovo l'argomento in aula comunale, è venuta anche sul nostro territorio, di cui abbiamo un pezzo, diciamo, non indifferente di problema, cercando di capire, di dare un metodo, ma se questo metodo non è proprio così accondiscendente, uno fa la proposta di cercare di comunque di risolverlo, non di aspettare o di usare degli interventi che annacquano la situazione, senza poi e lasciare così un po' al caso tutta la problematica, anche se dal territorio le grida sono forti rispetto a un problema di questo tipo, la gente si sente in senso contrario, no? Si sente non considerata, cioè è il romano che in questi casi non si sente considerato, si sente comunque messo da parte, non preso in considerazione, non comunque non gli va data una risposta e tutelato in base a questo che possa essere un problema del genere. Mi fermo qui, utilizzerò, grazie Presidente, mi ha ricordato il tempo, utilizzerò poi il coso del voto, lì come si dice, la dichiarazione di voto, oggi non mi vengono dei termini semplici, però succede, l'età è quella che avanza, però comunque poi continuerò ad essere comunque a continuare a fare il discorso su questo argomento che penso sia da prendere seriamente in considerazione.
Grazie Presidente. Dunque io anzitutto colgo l'occasione, visto che vengo dopo l'intervento del consigliere Giuliano, di dire sì, che effettivamente è vero, su questa tematica il Movimento 5 Stelle e il PD sembrano essere più uniti, infatti la Commissione ha bocciato diciamo all'unanimità, ha espresso negativamente un parere su questa proposta, anche se tendo a precisare e riconosco anche di diritto che effettivamente Fratelli d'Italia su questo è sempre stato coerente su delle posizioni che per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico sono ovviamente diciamo diametricalmente opposte, neanche diverse, e io ho letto ovviamente il regolamento e mi sono espresso anche in commissione su questo. Per questo motivo ci tenevo a ribadire anche oggi la contrarietà che come Partito Democratico esprimiamo su questa proposta. Nonostante la vicinanza col Movimento 5 Stelle, anche qui per mettere bene in chiaro le politiche e le prospettive, insomma, delle politiche che il Movimento 5 Stelle porta avanti a Roma sulle tematiche sociali, dell'integrazione, sono tutt'altro che vicine a quelle che io auspicherei come consigliere di questo municipio. In moltissime occasioni mi sono infatti trovato in disaccordo con delle scelte della sindaca Raggi, quindi io rimarco le distanze, e questa era solo una piccola premessa, sia dall'intervento della consigliera Cerconi che dalla coerenza di Fratelli d'Italia, ma rivendico una estrema differenza rispetto a molte scelte prese da questa amministrazione Raggi. Come ho detto in commissione, io in questo caso ammetto che ho apprezzato da parte degli altri commissari, ho apprezzato una coerenza nel riconoscere l'effettiva sostanza di questa proposta e quindi fondamentalmente il nulla, perché secondo noi questa proposta non è altro che, come diceva anche il Presidente Ferrauto, non è altro che spostare da una piazzola ad un'altra, chiamandole in modo differente, quindi queste ASAT, tra l'altro tutte collocate in delle zone che io definisco non franche in quanto periferiche, ma marginalizzare in questo modo, in questi quattro cantoni della città, del tipo lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e io ritengo che sia una follia, cioè una follia anche molto pericolosa, perché del tipo non vogliamo più averli al centro di Roma, non vogliamo più averli nelle metro, li mettiamo lì, così secondo noi il problema è risolto? Punto interrogativo? Ecco, su questo io ho già detto in commissione e sono appunto felice di aver riscontrato una coerenza da parte anche degli altri commissari sul fatto che quello di cui stiamo parlando non è in alcun modo qualcosa che si avvicina a una soluzione di un problema complesso, è trattare in modo semplicistico un problema molto complesso. Ritengo poi che questo atto, quindi, che io oggi sto, questa proposta di cui oggi stiamo affrontando, io personalmente non voglio allargare il ragionamento su quello che è il problema delle popolazioni nomadi, come ho già detto in commissione, non è giusto secondo me in merito a quest'atto allargare un ragionamento sociale su ciò che un vero comune e un vero anche Stato, possiamo dire, visto che sono stati citati anche vari ministri, da partire da Minniti a Salvini. Io credo che ci sarebbe molto da discutere e, come ho detto, auspico che nelle prossime commissioni e all'ordine dei prossimi lavori ci sarà una discussione vera, concreta su come affrontare questo problema. Dopodiché, e su questo però ci tengo nel ribadire la nostra contrarietà come gruppo del Partito Democratico, la ghettizzazione che propone questa proposta, sentivo la consigliera Cerconi, mi spiace che è andata via,
diciamo, affrontare questo problema del tipo, addirittura ha citato la locanda dei girasoli, cioè non possiamo stanziare dei fondi per un certo tipo di categorie di problemi perché noi ne abbiamo già di altre. Per questo principio uno non dovrebbe dedicare soltanto agli italiani e non ai problemi anche purtroppo reali che abbiamo, perché è inutile che ci neghiamo che il problema delle popolazioni nomadi a Roma sia un problema, cioè noi non vogliamo far finta che non esista, però un ragionamento del tipo aiutiamo l'imprenditoria, ma allora noi dovremmo aiutare tutta quella italiana, anzitutto dovrebbe chiederlo al ministro del gruppo di cui lei fa parte, visto che è al governo col Movimento 5 Stelle e attualmente hanno in mano i dicasteri che si occupano sia del diritto al lavoro che diciamo dell'imprenditoria, dell'aiuto fiscale alle imprese, quindi di certo non può fare questo discorso da innocenza primitiva per la quale non si può affrontare un problema perché non sono stati stanziati dei fondi su un altro problema. È un ragionamento subalterno e ci tenevo che la consigliera fosse qui per ribadirlo. Dopodiché, dicevo, ci tengo a dire anche che il Partito Democratico su questo non vuole negare un problema, e io questo l'ho detto anche in commissione. Sul tema delle popolazioni nomadi, io credo che non vada assolutamente tenuto l'atteggiamento che hanno espresso legittimamente e coerentemente i gruppi di Lega e Fratelli d'Italia, quindi un atteggiamento di astio verso questo genere di integrazione, di accoglienza, perché io credo nell'integrazione, credo che una società che si vuole definire democratica debba prevedere e riservare all'accoglienza, all'integrazione di queste popolazioni una buona fetta della sua attenzione. Però attenzione, su questo ci voglio specificarlo, io sono contrarissimo, l'ho detto anche in commissione, a un approccio di tipo buonista. Il Partito Democratico infatti si sta esprimendo contrariamente a questa proposta nel merito, non perché si presuppone ideologicamente schierato a favore di qualsiasi cosa sia l'integrazione, perché io, come ho detto già in commissione, ho visto, io sono uno dei grandi, diciamo, fan, se così si può dire, visto che il consigliere Giuliano l'aveva anche citato, delle politiche di Minniti, in quanto hanno finalmente proposto come sinistra un'alternativa di pensiero al tema dell'integrazione che affrontava non per la prima volta non con il cliché dobbiamo per forza integrare qualsiasi persona ha bisogno. Non è questo il ragionamento, perché noi diciamo che l'integrazione è un diritto e noi siamo per l'integrazione, però, e questo l'ho già detto anche in commissione, tutti gli altri commissari potranno anche, che erano presenti, potranno anche testimoniarlo, noi siamo per l'integrazione che porta con sé diritti e doveri, e io riconosco onestamente dal punto di vista intellettuale, voglio riconoscere che alcune persone, ma diverse persone di queste popolazioni non hanno alcuna voglia di portare avanti la parte dei doveri, ma portano solo avanti la parte dei diritti, e su questo io mi schiero radicalmente in maniera contraria. Quindi l'integrazione non deve essere una cosa benaltrista che viene sempre inneggiata in qualche modo come un cliché per cui bisogna integrare, cattivi, buoni, chi sono a favore dell'integrazione sono buoni, chi è contrario è cattivo. Non è questo il ragionamento, ed è il motivo per cui questa proposta secondo me è da bocciare. È proprio questo, che non si può apporre a un problema di questo tipo un atteggiamento di tipo semplicistico, per cui noi siamo veramente favorevoli a quelle che sono le linee dell'Unione Europea su questo tema, riteniamo come Partito Democratico che l'amministrazione Raggi non stia assolutamente, secondo me, portando avanti con i vari flirt che fa con il ministro Salvini nei vari sgomberi e nelle varie uscite pubbliche sul tema delle popolazioni nomadi, non stia assolutamente portando avanti questi temi. Per questo motivo noi siamo in maniera fiera, in maniera convinta, contraria a questa proposta, ma rivendichiamo la distanza da entrambe le posizioni che sono state finora espresse. Altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, accetto di buon grado la distanza presa e la respingo anche al mittente di tutte e due le situazioni, anche perché non ci sentiamo né far parte di nessuno schieramento politico, quindi
ce lo prendiamo con molta volontà. Inoltre vorrei partire subito da una cosa, così ce la leviamo subito di torno, che è la vicenda del ristorante Girasoli, così almeno una volta chiarita, uno l'ha chiarita e così ce la leviamo, così speriamo che non la ritirano più fuori. Diciamo che se avete ben capito, c'è un bando per garantire la legalità e anche la trasparenza, cosa che so che è difficile capire, e uno dice, ma sai, questi famosi bandi che garantiscono questa trasparenza sono un po' vincolanti, purtroppo però bisogna garantire che tutte le situazioni del sociale possano avere pari opportunità di riuscita, è un po' difficile da capire, però ci arriverete, piano piano ci arriverete, penso che a forza di farli magari, no? Allora, detto questo, questo ce lo siamo levato. Arriviamo alla vicenda dei Rom. Ora c'è da dire una cosa. Premesso che prima si parlava dell'esercito, sì, pure noi ancora stiamo aspettando l'esercito, è una vita che doveva andarci l'esercito, invece da anni ancora ci stanno i vigili urbani, ed era una situazione temporanea. E quindi chi non ha contezza del problema, glielo sto sciorinando io. Allora, un altro tipo di problematica è, tempo fa, quando abbiamo passato il discorso della Barbuda, era già avvenuto e si era proposta questa cosa delle soste l'altra volta, bocciata l'altra volta, la dobbiamo riportare, perfetto, va benissimo. Significa che non si è capito che noi siamo per lo smantellamento, come ci dice l'Europa, perché ricordo sono stati stanziati anche dei fondi ed è partito un iter. Ora, il discorso è questo, il ghettizzare da una parte o dall'altra sempre è ghettizzare, cioè se o li metto nella Barbuda o li metto dentro delle soste, chiamiamole soste, che poi in via temporanea non c'è scritto neanche, se non sbaglio c'è scritto temporanea, no neanche. Quindi voglio dire, detto questo, vorrei anche specificare una cosa molto importante, perché ricordiamo che perché si attribuisce spesso e volentieri alla sinistra l'evoluzione dei campi Rom. No, non è così, perché se ricordate bene, al tempo di Alemanno c'era stato anche lo spostamento di alcuni campi che stavano, credo sull'Appia, adesso non ricordo di preciso, ma erano stati spostati a... adesso non ricordo di preciso, e erano stati spostati sempre alla Barbuda. Ora, il problema, l'atto pratico è questo, cioè si è sempre cercato di trovare delle soluzioni per un certo qual modo buttarli da parte e levarsi, diciamo, lavarsi la coscienza. E questi fondi l'ha dati Maroni ad Alemanno a suo tempo, quindi non è un problema solo che ha creato la sinistra, perché spesso e volentieri magari uno dice vabbè è stata la sinistra, no, perché poi dopo se si accusa la sinistra bisogna essere puliti in primis e non aver fatto niente. Allora, questo problema è stato creato da tutte le forze politiche da quando, e non faccio esclusione a nessuna, quindi da quando c'è stato questo tipo di problematica è stato creato sempre questo tipo di soluzione. Ora, la soluzione è semplice, quella che ci impone l'Europa, dello smantellamento e integrazione per chi vuole. Ok, per questo vengono stanziati dei soldi proprio appositamente. Ora, il fatto di creare delle soste, ok, è nuovamente ridare dei posti dove non si chiameranno la Barbuda, si chiameranno Camping Europa, non lo so, come li vogliamo chiamare? Gli diamo un euro al giorno, gli diamo le docce, facciamo le cose. Ecco, vedo una notizia, comunque quando hanno detto che costa soldi, già ci sono costati soldi questi campi Rom a suo tempo. Allora, le idee, non esistono idee di sinistra, idee di destra, le idee sono buone idee e il Movimento 5 Stelle ragiona sotto le buone idee. E soprattutto se c'è un messaggio da parte dell'Unione Europea che ce lo impone, ritorno a parlare dell'Unione Europea e dire che è un'imposizione con tanto di soldi stanziati e l'iter già è in essere. Oltretutto, se vogliamo vedere, vogliamo aprire un attimo una parentesi, chi è che nega al diciamo anche nelle soste, se vogliamo mettere queste soste, di non bruciare anche là e creare roghi tossici? Chi lo impedisce realmente? E quindi creeremo più situazioni con roghi tossici per Roma, ancora peggio, oppure fuori.
Ma sempre là siamo. Non va a risolvere il problema. Evitiamo questo dialogo. Allora, il problema. No. Quelle non si sa chi è. Ovvero, qualcuno è stato anche becchiato, poi, tra l'altro. Vabbè, comunque, detto questo. Basta, su. Detto questo. Devo richiamare? Sì. Allora uno. Grazie. Detto questo, vorrei sottolineare il fatto che sicuramente non va a risolvere un problema, ma va solamente a, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, ghettizzare e creare altre situazioni che erano antecedenti alla situazione Alemanno, che poi dopo rimise tutti là dentro, già su un campo esistente, e quindi non va a risolvere un problema. Quindi vediamo, insomma, di portare a termine invece un iter che è già in essere, che è quello dello smantellamento della Barbuda, e vedremo come andrà a finire. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidenti. Presidente, scusi, siete tanti Presidenti. Ce ne stanno tanti Presidenti. Naturalmente volevo dire poche cose, perché in Commissione abbiamo discusso parecchio di questo regolamento, siamo entrati nel merito, anzi, per dire la verità, nel merito nessuno voleva portare il discorso nel merito, perché era scontato che si dovesse respingere, giustamente, ma delle motivazioni congruenti bisognava trovarle per respingerle, ma era facilissimo. Appena ho citato l'articolo 2, con le stesse parole, cioè categorie, all'articolo 2 si devono individuare le categorie, mi è scappato razza, di persone, ma sono tutti italiani, ho detto. Quindi all'articolo 2 già c'era un problema grosso, grande. Poi, parlando dei quattro cantoni, la politica di concentrare in grossi gruppi, nord, sud, est, ovest, queste non va bene, perché io, che sono tra le tre sfumature diverse, ma direi che non ci dovrebbero essere sfumature diverse, né tantomeno qualche consigliere può dire non esistono le idee di destra e di sinistra, perché esistono, e come esistono, e se siamo in un sistema così democratico è assolutamente vero che esistono le idee di sinistra. Qualcuno fa di tutto per operare un revisionismo storico che non va bene per nessuno. La firmataria di questo provvedimento, una delle firmatarie di questo provvedimento, che porta un nome così impegnativo, Mussolini, stamattina qualche personaggio importante ha avuto il coraggio di dire che, a parte il delitto Matteotti, le leggi razziali, la guerra, la libertà di stampa, si sono fatto cose buone. Cioè ha fatto la bonifica, era una cosa che doveva fare comunque, ha fatto il ponte sulla statale 100 ionica, sì, vabbè, contemporaneamente però succedevano tutto il resto, la guerra. Voglio dire, allora, parlare senza analizzare il regolamento per bene non andava, era una cosa alquanto superficiale e leggera, quindi siamo scesi in profondità. Ho parlato di cosa vuol dire integrazione dei nomadi, ho ricordato qual era l'istituto scolastico che accoglieva tutti i ragazzi giovani del nostro municipio, Largo Volumia e così via, le altre scuole che accoglievano dei ragazzi, perché se noi vogliamo parlare di integrazione dei nomadi, l'ho detto, la Presidente dell'Aula era presente a questa commissione dove ci siamo allungati forse con la discussione, dicendo questo è un altro aspetto, quello di trovare le soluzioni, certo è un altro aspetto, però è quello importante. Non ci sono ragazzi rom nelle scuole superiori, non arrivano, non c'è nessun progetto di integrazione vero dal basso. Quindi quando questo regolamento poi mi viene
a dire che i municipi sono protagonisti e quindi dovranno operare le scelte per l'individuazione dell'area, quando poi si deve formare questo comitato di gestione, ma ci sono delle cose su cui dovremmo ragionare prima, perché l'integrazione e il superamento dei campi nomadi dovrà avvenire con una procedura riconosciuta anche dall'Europa, e ce l'abbiamo. Qualsiasi persona che ne abbia bisogno, è pericoloso dirlo, cioè qualsiasi persona, di qualsiasi persona non ce ne dobbiamo occupare, di tutti, può darsi che non ce la faremo, però delle persone che hanno un disagio è necessario che ce ne occupiamo di tutti, può darsi che non ce la faremo, però è necessario comunque pensare a tutti. E mi fermo perché penso sia una discussione che non è una questione, come dire, di riaffermare il principio dell'integrazione, ma è il fatto che questo regolamento, quando già sono arrivato all'articolo 2, non era congruente rispetto al pensiero, al mio pensiero, che magari potrebbe essere troppo da una parte, però ciò non vuol dire che qualcuno possa dire io questo regolamento non lo condivido, però no, assolutamente. Noi abbiamo visto che in alcune città d'Italia, ne abbiamo fatto l'esempio, come Molise, Jelsi, così via, i nomadi sono distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio, è una realtà che non si percepisce, quindi concentrare in oasi, chiamiamoli come vogliamo, le persone con grande difficoltà possono creare dei problemi, come del resto l'edilizia economica popolare concentrata, e abbiamo avuto l'esempio di vari stabili. Non funziona, l'Olanda invece fa in modo diverso, distribuisce su tutto il territorio le persone e i ceti meno abbienti, e allora è ovvio che il problema viene percepito di meno, e sicuramente può avvenire un'integrazione, un'educazione diversa rispetto alla concentrazione massima. Se noi facciamo il numero delle persone italiane, sinti, camminanti, noi potremmo distribuire e pensare a un modo diverso rispetto a questo regolamento, che non trova la mia condivisione, e quindi, come formulerò nella dichiarazione di voto e ho già formulato nella commissione, respingo fortemente. Grazie. Consigliere Toti. No, mi vengono in mente le ultime parole che ha detto il consigliere Di Leo, quando ha parlato di tutti, non ci occupiamo di tutti coloro che hanno bisogno, e nel tutti chiaramente lui metteva i nomadi, perché dimentichiamo sempre i nomadi. Io invece voglio raccogliere con questo mio intervento il grido di dolore, ma un dolore forte, vero, è una crocifissione dei cittadini, di 50.000 cittadini del nostro municipio, che vivono ogni giorno il problema della diossina, che respirano diossina, che chiudono le loro finestre, che stanno chiuse a casa, che mi dicono: Sandro, non possiamo uscire di casa, 3 volte al giorno ci troviamo in difficoltà, abbiamo possibilità di contrarre gravi malattie. E no, e seguitiamo a essere buonisti, noi seguitiamo a essere buonisti, ma poverini, vengono, non ci occupiamo di tutti, ci dovremmo occupare di tutti, ma di chi? Ecco, voglio dire, io penso di quelli che soffrono di più, e soffrono di più i cittadini, 50.000 cittadini del nostro territorio, che sono stati abbandonati, presi in giro, anche dai vari ministri degli interni, che hanno promesso, le commissioni che sono state fatte del territorio, le commissioni che sono state fatte, e il consigliere ricorda, a Morena, ci siamo riuniti, prese in giro continui, manderemo l'esercito, manderemo questo, manderemo quest'altro,
si occupano di altri campi nomadi, non della Barbuta. La Barbuta c'è forse una simpatia da parte di ministri nei confronti della Barbuta, c'è simpatia da parte di nostri governanti rispetto alla Barbuta. Quando abbiamo parlato di Terra dei Fuochi, quando abbiamo detto che dovevano essere considerate come Terra dei Fuochi, questo discorso sì, se ne è parlato, abbiamo detto, è venuto il governo presente, commissioni anche rispetto a questo, prese in giro nei confronti dei nostri cittadini. Io penso che siamo stufi di prese in giro. Lo smantellamento della Barbuta senz'altro va fatto, doveva essere fatto prima, nel 2020 ci stanno assicurazioni, non si può superare un giorno rispetto al 2020. Del 31 dicembre assolutamente deve essere chiuso questo campo, perché i cittadini, come ho detto, nel nostro territorio non ne possono più. Perciò non posso sentire consiglieri che negano il problema. Qualcuno ha detto c'è il problema. No, il problema viene negato perché non si tiene in maggior conto, è questo che deve essere messo in maggior conto, tenuto in maggior conto, la salute dei nostri 50.000 e più cittadini del nostro territorio. Perciò io accolgo con favorevolmente questa indicazione che viene dal regolamento, da questo nuovo regolamento, che si dovrebbe, io spero che ci sia una riflessione rispetto al Consiglio Comunale, consiglieri comunali, perché si arrivi comunque a dare risposte ai nostri cittadini. Altri interventi? Sì, un attimo. Altri interventi? Prego, consigliera. Aspetta che mi vuole un attimino sistemare, perché a fin di bene. E grazie. Sì. Io in realtà ero tentata di non inserire ulteriori considerazioni all'interno di questo dibattito, perché solo in alcuni tratti l'ho considerato attinente alla proposta che stiamo discutendo. Su tanti altri aspetti direi che ha prevalso invece una posizione ideologica e di strategia politica. Perché quando poi noi parliamo delle popolazioni rom, è evidente che non ci riusciamo a trattenere la necessità di parlare del cittadino che non viene tutelato, non ce la facciamo a dire che chi c'era prima era meglio di quello che era peggio di quello che c'era prima ancora, che tutti hanno sbagliato, e non guardiamo al merito della proposta, in cui c'è forse un punto di verità. Il Partito Democratico è contrario a questa proposta, perché questa proposta, io quando l'ho letta ho detto, ma fammi capire, ma questi sbagliano, hanno sbagliato, e sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico, porca miseria. Perché quando i cittadini sono stati incontrati nel 2010, se non sbaglio, alle officine Marconi, mi corregga consigliere Giuliano, alla presenza di Alemanno, quando tentavate di tranquillizzare la cittadinanza rispetto allo spostamento temporaneo di circa 60 famiglie in via Schiavonetti, se oggi usciamo tutti da qua, finito consiglio, andiamo via Schiavonetti, quelli sono temporanei ancora là. Porca miseria, quindi le soste temporanee in realtà sono un imbroglio, perché le soste temporanee sono esattamente
una modalità attraverso la quale l'amministrazione, che non riesce ad attuare delle politiche di integrazione, pensa di metterci il controllo ristretto, circoscritto. Ovviamente che siano ben dislocati, diciamo, dal centro della città, perché così ne vede nessuno, e quando sono però troppo dislocati, come il caso di Castel Romano, la situazione sfugge addirittura di mano, perché lì la politica non ci arriva proprio, ci è arrivata una volta per sbaglio e poi l'ha lasciati lì, e quindi quando la cittadinanza terrorizzata e spaventata, che vengono minacciati perché c'è stata una situazione difficile, denunce sul lancio di sassi che hanno visto anche persone ferite, quindi è una situazione oggettivamente fuori controllo, noi che pensiamo bene che risolviamo il tutto con l'esercito. Siamo addirittura soddisfatti di dire lì l'esercito ce l'hanno mandato, a noi no. Ma guarda un po', mannaggia la barbuta, no. E certo ci vuole coraggio, Poi io vi pregherei, diciamo, non si parla di smantellamento, ma si parla di superamento, perché poi le parole sono pure importanti quando cerchiamo di darci una linea anche tra di noi. Cioè, nel senso, qui parliamo di persone che sembra che stanno tutte bene, che perché non hanno niente da fare si danno fuoco ai moduli abitativi. È ovvio che lì c'è un problema di legalità. Ma non è perculando le persone che risolviamo il problema, scusate se mi sono permessa di scendere nella volgarità, però francamente c'è anche, diciamo, un livello sul quale si potrebbe evitare di scendere quando si parla sempre di persone. Quindi vi ricorderete che il gruppo del Partito Democratico sta cercando di stare dentro un processo di... e cercare di capire, perché l'abbiamo iniziato quando abbiamo recepito con il Comune di Roma la strategia europea di inclusione delle popolazioni rom, sinti e camminanti del 2013, tra il 2013 e il 2014, e questo processo è stato perseguito anche da questa amministrazione. È per questo che c'è una coerenza e c'è una vicinanza di posizioni. Poi io non mi auguro che l'amministrazione Raggi fallisca su questo, perché è un impegno che deve essere di tutti, non del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle. Ci sono persone lì che sono state, per volontà della politica, in un momento particolare in cui qualcuno cita sempre i riferimenti sbagliati. Io mi ricordo quelle popolazioni che sono state spostate da Casilino 900, da Via Scintu, erano tutti microinsediamenti spontanei, nati in... qualcuno erroneamente, ma sempre con lo stesso concetto di temporaneità, li ha presi e li ha messi in un unico posto, e addirittura qualcuno dopo di lui, non essendosi più occupati, ha pensato che non bastavano 300, potevano diventare pure 600. E quando quella commissione sulle politiche sociali è andata lì a vedere quello che succedeva, non abbiamo fatto la battaglia per 5 cassonetti che non c'erano, c'erano solo 5 cassonetti per 600 persone. E quindi le cose, quando le diciamo, per favore ditele bene, perché stiamo a parlare di persone, di bambini che stavano lì e stavano nella mondezza. Sono riuscita pure ad andare d'accordo col consigliere Tutino io su questo, pensate un po' quanto sono laica nei confronti di questo tema. Detto ciò, il Partito Democratico dice che è contrario a questa proposta, perché prima di tutto non aggiunge niente a quello che è già stato fatto, non aggiunge niente a quello che è già stato fatto nella città di Roma, perché una parziale applicazione del piano Nomadi con Alemanno c'è stata, e è stata quella roba che abbiamo visto noi direttamente sul nostro territorio. È per questo che sul nostro territorio dovremmo dire più di altri non esiste, perché già avete dato e vi ringraziamo, e soprattutto perché di fronte ad un mondo che cerca di portare la discussione collegandosi con l'Europa, cercando di capire che l'Europa in alcuni momenti ci dà quei famosi fondi per poter superare una situazione di stallo e aiuta il nostro paese a cercare una via dignitosa per queste persone, che vi ricordo nel quasi 40% sono cittadini italiani, italiani che ci hanno fatto richiesta per la casa popolare, sì, e vi stupite, vi meravigliate, allora? Sono in attesa come tutti gli altri italiani, sì, e allora? Questa è la verità. Non ci dobbiamo fare propaganda politica sempre e per forza.
perché in questa discussione io la sento dal 2001 questa storia, non finisce mai. Fatto sta che oggi quell'Europa che tanto dice che non va bene, non funziona, destina per gli enti locali tot fondi. Se un'amministrazione decide che quella è la via per poter aiutare alcune persone ad uscire da una situazione di non dignità umana, io penso che noi le dobbiamo sostenere queste scelte e non dobbiamo cercare di interferire con delle proposte che sono di pura propaganda politica. Per questo motivo anticipo anche la dichiarazione di voto, il gruppo del Partito Democratico favorevole al parere contrario. Sì, questo. Grazie. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Aspetta, dopo ricordo. Sì, certo. Prego, consigliere Giuliano. Grazie. Dichiarazione di voto. Beh, non mi ricordavo che la collega Vitrotti avesse questa enfasi negli interventi politici, l'avevo un po' dimenticato. Adesso l'ho riconosciuta. E come tale stimola, perché il bello della politica è essere stimolati nel rispondere, per cui quando lei fa tutto questo intervento, e poi vengo ovviamente all'atto, che io dico solo che la forza è nulla senza il controllo, e il controllo porta a un risultato. Quindi la collega si è dimenticata e ha preso in esame ovviamente in modo intelligente solo la consigliatura dei tempi di Alemanno, ma non proviene, lei sa perfettamente che la sua posizione proviene da Rutelli 1-2, da Veltroni 1-2, da 3-1-2, da tutti 1-2 che si sono fatti precedentemente, e che quella roba lì, no, non solo quello che sta a Carrefour lì o a Decathlon, quello che diciamo prima, che è diventato temporaneo definitivo, ma tutto ciò che la barbuta era temporanea è diventata definitiva, anzi è diventato un problema nazionale la barbuta. Quindi come si fa, collega bella, cara, dolce, buona, brava, io ho finito aggettivi, a fare degli interventi di questo tipo dimenticandosi la provenienza di un certo tipo di intervento politico? La mia simpatia nei suoi confronti rimane immutata, però la decenza politica perlomeno di dire quello che hanno fatto fino ad oggi Rutelli e Veltroni è da buttare al secchio, come minimo. Allora io l'ascolto, allora io faccio un ragionamento positivo. Come vogliamo fare? Fratelli d'Italia, la coerenza, che sono questi quattro cantoni? Che sono queste sfumature? Quante devono essere queste sfumature? 50? Perché se non arriviamo a 50 non famo il film? De rosso, de nero, de grigio, hanno fatte tutte le sfumature, ok? Proprio perché, no? Qual è il colore predominante delle sfumature? Allora di che cosa dobbiamo fare? Cioè, se parliamo senza cognizione di causa di quello che si è stati, a cui si è appartenuto, per dire che il pezzo che sta a Schiavonetti è diventato permanente la cosa grave, a Barbuta invece se la siamo trovata così. Quello che ho detto prima, non a caso ho detto un passaggio che nessuno si ricorderà, ma andatevi a informare perché di fronte ci sono quelle strutture. Erano nate, lo ripeto, per servire quegli accampamenti temporanei, pure le attività sono diventate effettive con le licenze e le autorizzazioni. Andiamo a togliere adesso, dopo 30 anni. Per cui queste cose io purtroppo ci ero, come si dice, ci sono persone che ci erano nei consigli precedenti e quindi non posso mandare giù certe battute. Casino 900? Casino 900 che Alemanno è intervenuto era il più grande, la più grande struttura d'Italia. Casino 900 c'era prima che arrivava Alemanno. D'Europa. E di che stiamo a parlare? Che qualcuno ha spostato delle cose, ha fatto, non c'hai l'integrazione, ma che non parliamo di persone? Ma io veramente rimango, io ho fatto un ragionamento
non derivante. Tutti siamo d'accordo a smantellare. Ah, poi non parliamo di smantellamento, per cortesia, parliamo di superamento, eh? Perché giustamente la politica del PD ancora cerca, e ve lo farà perché sono bravi, a farvi cambiare anche quest'ottica. Superamento. Perché loro sono anni che lavorano su sto cavolo di superamento. Da quando Ferrutelli ha detto mettiamo lì un pezzetto di Barbuda, che non si poteva mettere, ricordatevi il sindaco di Roma in quel terreno che c'era dei vincoli, eppure è riuscito, perché? Perché erano gli anni del giubileo, non potevano stare dentro la città, dovevano stare fuori. Chi l'ha fatto? Un sindaco di sinistra. Non l'ha fatto Alemanno dopo che ha cercato di smantellare e ha fatto i suoi sbagli. Ha terminato i tre minuti. Sono andato fuori. Sì. Non riescono a stare, ragazzi. Io voglio sempre bene a sta ragazza, però, ci mancherebbe altro. Però, ok, quindi uno, esatto, non parliamo di quello che è stato, parliamo che oggi è quello che è. Quindi se uno cerca di mettere in evidenza, no, una situazione che sono, è una vita che sta là, ok, e che tutto è diventato legale, io penso che Fratelli d'Italia, nella sua difficoltà di porre un quesito verso un quadrante che soffre, come diceva il collega, soffre quel quadrante. Voi non dovete abitare a Gregna, non dovete abitare a Morena, a Centroni, lì vicino a Ciampino, non ci dovete abitare. Dovete pensare che sono tutti cittadini normali e che qualcuno ogni tanto gli erode e dà fuoco. Chiaro? Questo è quello che dovete pensare. Per cui, come fa una difesa, come fa un avvocato a fine, no, requisitoria, dice... Loro che sono? La giuria. Giuria, attenti a come votate. La dichiarazione. Votate bene, perché dovete votare a favore Fratelli d'Italia, che comunque ha rimesso in piedi il problema a livello romano. Mi scusi, la dichiarazione, quindi vota. Se siamo a favore di Fratelli d'Italia che ha portato la questione, siamo a favore. Quindi favorevole. Altre dichiarazioni? Il parere è contrario. Cioè. Non ci sono altre dichiarazioni? No. Contrario al parere contrario, quindi. Non ci sono. No, prego, consigliere. Io ho già detto in precedenza il mio voto. È chiaro che il voto sarà un voto favorevole, perché noi siamo con i cittadini che soffrono, io l'ho detto, che sono in una situazione gravissima nel nostro territorio, a Anagnino e Appio, sono più di 50.000 cittadini, perciò noi votiamo a favore dei cittadini e non votiamo come i buonisti rossi invece a favore del volersi bene e capire tutto, ma non capire realmente quello che vuole la gente del nostro territorio, che vuole che la Barbuta vada via, neanche oggi, da ieri. Perciò il voto è favorevole. Prego, consigliere Cianci. Grazie, non volevo intervenire, ma per ricordare che quell'affermazione sul delitto Matteotti, le leggi marziali, la guerra e la libertà di stampa erano parole del Presidente della Comunità Europea, Tajani. Perché tu non sai decifrare, non sai leggere. Cioè, perfetto, quindi... Fai questa dichiarazione. Allora, vorrei dire solamente che mi sembra strano che non voglia entrare nel merito. Se vuole risolvere il problema veramente per i 50.000 persone, che naturalmente nessuno si rifiuta di risolvere il problema, bisogna trovare una formula che funziona. La formula che funziona, onestamente, è, non è consigliere, questa. Per cortesia, sta parlando il consigliere Ciancio, grazie. Non è questa che abbiamo valutato in commissione. La Barbuta in eterno. Allora, ritengo che il superamento possa avvenire attraverso degli strumenti più congruenti e che rispettano tutto quello che ci siamo detti in commissione e anche qui oggi. E per tale motivo ritengo di respingere questa proposta che arriva da una forza politica che ha delle responsabilità pregresse comunque rispetto al superamento, e fine. Pensa voi, se non c'avevamo pregresse, pensa voi. Consigliere Giuliano, consigliere Gilla. Presidente. Lui è buono per gli attivi. Presidente. Allora, cortesemente, fate concludere il consigliere, grazie. Prego.
Grazie. Non mi sono permesso di dire nessuna parola mentre i colleghi facevano gli interventi. Sono un consigliere, quindi ritengo di fare la mia dichiarazione dei voti nei tempi e nei modi in cui ritengo congruo di farla. Lei si è scaldato rispetto alla preoccupazione dei 50.000 persone che vivono un disagio, naturalmente, sicuramente lo vivono, se lei l'ha manifestato, ma noi stiamo parlando di altro. Questa è una proposta che vuole dare delle modalità su come non superare, perché magari avesse scritto la parola superare, come comportarsi rispetto al problema. E siccome non è congruente rispetto al mio pensiero, fine. Basta. E per tale motivo, se la proposta vale come parere contrario a tale proposta, sono favorevole al parere contrario. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Giannone. Grazie. Il gruppo del Movimento 5 Stelle anticipo che voterà favorevolmente al parere contrario della delibera con le seguenti motivazioni. Perché questo atto di fatto non risolve alcun problema, ma lo sposta semplicemente. Non vogliamo entrare nella discussione storica della genesi dei campi Rom, la Barbuta e gli altri che ci sono su Roma, assolutamente, perché noi non eravamo neanche forse nati come forza politica. Però vorrei solamente affermare che la modalità con cui si risolvono le criticità, anche i roghi, non è quella di spostare, ma è quella di integrare, ed è la strategia che è stata scelta e decisa dall'Europa, che è stata portata, che è stata accettata, diciamo, accolta dall'Italia, e che questa amministrazione Raggi sta attuando con un bando che è stato affidato, mi sembra, alla Croce Rossa. E ricordo a tutti i presenti che abbiamo avuto un consiglio straordinario su questo tema, che c'è un ufficio che si sta occupando dell'attuazione del progetto europeo che sta finanziando questa operazione, e che con questo progetto già alcune decine, se non centinaio, mi pare, di individui, insomma, che vivevano nell'area della Barbuta sono fuoriusciti, e chi è andato via, chi è stato integrato nel tessuto cittadino. C'è stato un incremento della scolarizzazione, che è un pilastro fondamentale per l'integrazione. Quindi noi non possiamo far altro che rigettare questa proposta di deliberazione, che non ci sembra andare nella direzione, senza entrare nel merito della bontà o meno dell'atto deliberativo in quanto atto, diciamo, formale, ma non è nella direzione che invece questa amministrazione ha già preso e che sta attuando, non certo con ruspe, con altro, ma con progetti mirati alla tutela della persona umana, dei diritti che ogni persona umana come individuo ha su questa terra. Grazie. Allora, nomino nel frattempo il nuovo scrutatore, il consigliere Giuliano, grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli al parere contrario? Contrari al parere contrario? Senza le mani? Sì. Ancora di lì. Le mani, la mano. Vado, eh? Astenuti al parere contrario? Nessuno. Nessuno. 15 voti favorevoli, 2 contrari, nessun astenuto. Si intende approvato. Grazie.
Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto istituzione della figura di guardia volontaria ambientale. Relatore? Ma c'è Guido, chi è? Che mi ha dato? No, avete perfettamente ragione, io ho letto, mi hanno dato un... questo è quello vecchio. No, questa è quella del giovedì. Come mai? Datemi quello nuovo, cortesemente. Infatti quello è il guardia ambientale. Eccolo qua. Infatti dico, ma... di giovedì. Infatti era l'ordine dei lavori di giovedì, mi sembra strano, ma... Allora, al secondo punto, proposta di risoluzione avente ad oggetto superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi. Prego, consigliere. Passa tempo. Oh, ma si sente lo stesso. Stai si sente. Vado. Allora, la legge 18 marzo 68, numero 337, dice che lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi, sostenendo quindi lo sviluppo di questo settore. La peculiarità del circo è da sempre quindi la presenza di animali. Abbiamo numeri in gabbia con animali pericolosi, numeri equestri e numeri con animali esotici. La somma destinata a questi spettacoli sono ingenti. Ad esempio nel 2018 sono stati erogati circa 5 milioni di euro dal Ministero dei Beni Culturali. In Italia ci sono circa 2.000 animali detenuti in 100 circhi. Quali sono le loro condizioni? Allora, vivono in gabbie molto strette, sono legati e vengono continuamente trasportati da una città all'altra. Per quanto riguarda gli spettacoli, l'addestramento è basato comunque su coercizioni, comporta delle sofferenze e gli animali comunque vivono in uno stato perenne di sottomissione. Questi spettacoli danno un messaggio diseducativo anche ai bambini, perché pensano che questa condizione per gli animali sia del tutto naturale. Assimilabile al circo ci sono altri luoghi dove gli animali sono esposti, ad esempio gli zoo, per non parlare poi di spettacoli dove gli animali finiscono per essere uccisi, come ad esempio durante la corrida. Un rapporto dell'Eurispes dice che il 70% degli italiani non vorrebbero più vedere animali nei circhi. Nel 2017 c'è stata una legge che è stata emessa, la 175, e prevedeva appunto il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi. Per essere messa in pratica però questa legge entro 12 mesi doveva adottare dei decreti legislativi e questo purtroppo non è successo. Quindi ad oggi la legge in vigore è quella del 68, stiamo parlando di 50 anni fa. Nella commissione 3, quell'ambiente, appunto parlando del regolamento per la tutela degli animali, abbiamo deciso in accordo anche con altre forze politiche di presentare questo atto, considerando che ad oggi esistono forme sostitutive di intrattenimento che possono escludere totalmente l'utilizzo degli animali ed essere ugualmente accattivanti. Prima di parlare, diciamo, del risolve, voglio elencarvi alcune parole che spiegano com'è il circo visto dalla parte degli animali. Catene, gabbie, sottomissione, sofferenza, coercizione, fruste, bastoni con punte elettrificate o con uncini, lesioni, lividi, ferite, ossa rotte, terrore. Quindi, con questo noi del Consiglio chiediamo alla nostra Presidente di rapportarsi con il Sindaco per riproporre al Governo questo delicato argomento, facendo ripartire quindi l'iter legislativo per eliminare definitivamente l'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. Grazie. Grazie. Consigliera, interventi? Prego, consigliere Sotti. Sì, io sono tra i firmatari di questa proposta di risoluzione che ne abbiamo discusso su questo problema in maniera forte in varie commissioni, nella commissione permanente terza quando abbiamo votato in consiglio, comunque abbiamo discusso in commissione il regolamento per la tutela degli animali, abbiamo visto che comunque oltre al regolamento centrale
era il discorso di eliminare l'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. Questo era un discorso importante che ho portato avanti io insieme a tutta la commissione, e che è stata protagonista, diciamo, rispetto a questa accentuazione di non soltanto regolamentare il discorso, comunque importante, della tutela degli animali su Roma, ma mettere una marcia in più, perché il discorso centrale era quello di vietare l'utilizzo degli animali negli spettacoli. Vedo molto positivamente quel punto che abbiamo inserito nella risoluzione, quando diciamo che l'utilizzo degli animali nei spettacoli induce i bambini a credere che quella sia la loro vita e che stanno bene, dando un'immagine distorta della realtà e avendo una funzione, ecco questo è importante, diseducativa sui stessi bambini. Questo è molto importante. C'è stata una legge, qui l'abbiamo riportato nella risoluzione che abbiamo firmato e abbiamo proposto al Consiglio, appunto, della legge 175 del novembre 2017, che sembrava volesse tener conto di questo e andare verso un graduale superamento dell'utilizzo degli animali. Però purtroppo non ci sono stati decreti attuativi e perciò questa legge è stata purtroppo praticamente, mancando i decreti, non si è potuta praticamente attuare. Ma diciamo che, e l'ho detto pure in precedenza, l'ha detto pure la consigliera che ha relazionato rispetto a questa risoluzione, non si chiede la chiusura dei circhi, si chiede la chiusura dell'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. Ecco, c'è possibilità che i circhi vadano avanti, possano fare la loro un'attività nuova all'interno, che io penso sia possibile, diversa però rispetto al vecchio modo di fare circo, cioè con l'utilizzo degli animali. Perciò, ecco, voglio dire che mi sembra una proposta molto importante, forte, che deve avere, io penso che l'abbia, oggi si sarà per me un voto senz'altro favorevole da parte del Consiglio, spero l'unanimità, perché la Presidente con forza la possa portare all'attenzione del Sindaco, dato che a livello nazionale c'è un governo chiaramente che fa riferimento al partito del Sindaco. Io penso che si possa, e io mi auguro si arrivi presto a una nuova legge che finalmente superi appunto l'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. Questa è una proposta di civiltà che io penso noi senz'altro come Forza Italia condividiamo con forza. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, giusto? Perfetto. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Giuliano. Sì, intervengo velocemente questa volta, sfatando la lungaggine della dichiarazione, perché appunto Fratelli Italia non ha avuto tempo e modo di firmare questo atto, per cui siamo in linea su quanto detto, proprio perché ci possa essere piano piano, come si dice, un superamento in tal senso, un graduale superamento, al fine di poter anche alle famiglie, insomma, circensi, poter comunque piano piano cambiare, modulare la propria attività. E anche è ovvio questo perché la sensibilità maggiormente che in questi ultimi anni c'è nei confronti degli animali, quindi si prende maggiore coscienza,
si ha anche maggiore equilibrio verso il mondo animale. È una realtà che ormai accompagna molte persone, quindi è ovvio che si è modificato il, come si dice, si è modificata l'attenzione verso alcune attività, alcune iniziative. Quindi è normale che si cercherà, ed è giusto, andare in questa direzione. Quindi Fratelli d'Italia vota e appoggia questo atto. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Ariano. Chiedo scusa, Presidente, siccome... Prego. Circa l'ultimo intervento, che era chiusura degli interventi di discussione per la consigliera Labiso, che non è stata... Ah, chiedo scusa. Come non detto. Ok, prego consigliere Ariano, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo atto presentato dalla Commissione Terza. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ne abbiamo. Passiamo alle votazioni. Favorevoli? Cortesemente. Contrari? Astenuti? Quattordici voti favorevoli, nessun contrario, due astenuti, l'atto si intende approvato, grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto decentramento culturale e turistico. Relatore, prego consigliere Guido. Presidente, grazie per la parola. Questo è un atto che è stato introdotto in Commissione Cultura, poi è stato approfondito e votato in Commissione Turismo. Sono le due tematiche toccate in questo atto, oltre ovviamente al decentramento, che come sapete ormai è un argomento fisso nei nostri consigli, perché stiamo cercando di andare in maniera piuttosto spedita in questa direzione. Perché voglio ribadire, anche a nome di questo gruppo di maggioranza, ma anche a nome dell'opposizione, credo, oppure una parte dell'opposizione, cioè che il decentramento è e resta in ogni caso l'unica e prima soluzione per la risoluzione dei problemi atavici di questa capitale. Senza il decentramento questi problemi non si risolvono, tutti gli altri problemi sono secondari, possiamo scrivere, parlare, discutere, ma il primo passo da fare è quello lì e non c'è niente da fare. Il decentramento. Ora, venendo alla parte, diciamo, più tecnica dell'atto, in realtà quello che chiediamo è di aggiungere un nuovo articolo al presente regolamento sul decentramento amministrativo, oppure, anzi, cioè io direi soprattutto, qui siamo al mercato, Presidente, nel frattempo. Cortesemente, un po' di silenzio, grazie. No, che poi per carità, noi siamo favorevoli a parlare anche per strada, nei mercati, eccetera. Va bene. No, torniamo invece a un fare più istituzionale. Allora, quello che chiediamo di fare con questo atto è aggiungere un comma all'interno di due articoli dell'attuale regolamento sul decentramento amministrativo, anzi ancora meglio, se si è in fase di previsione di modifica di questo regolamento, prevedere l'aggiunta di questo paragrafetto, oppure di un comma che abbia senso con quanto è scritto qua, anche nel futuro, cioè nella futura modifica del regolamento sul decentramento amministrativo.
Da cosa parte questo atto? Parte dal fatto che, parlando di tematiche culturali e turistiche, quindi di iniziative legate alle tematiche culturali e turistiche, c'è un problema non tanto di competenza, perché questo è molto chiaro sull'attuale delibera di Consiglio Comunale 10 del 99, quello che però non è stato mai dato e ai municipi è, diciamo, la parte operativa, cioè se tu comune dici a me municipio puoi fare questa attività in ambito culturale e turistico e poi come personale, ad esempio, dentro i municipi non c'ho le professionalità giuste, quel know-how specialistico necessario per fare questi eventi, cioè, in pratica mi hai dato, mi stai dicendo di camminare senza le scarpe sui rovi, diciamo la verità. E quindi essenzialmente è questo che chiediamo. Il Comune di Roma ha tutta una serie di aziende, fondazioni, associazioni controllate, partecipate, che hanno tematica specifica sulla cultura e sul turismo. Ce ne penso una su tutte, Zetema Progetto Cultura, ha più dipendenti di questo municipio e fa solo quello. Noi, come tutti gli altri municipi, siamo più o meno poverelli in questo senso, ecco. E soprattutto lì è gente che magari è entrata, come spero, per concorso, anche se non sempre è stato così, in tempi passati evidentemente, però dovrebbe essere per concorso. In realtà ci sono delle specializzazioni molto importanti, molto attinenti a quanto c'è scritto in questo atto. E quindi perché questo know-how specialistico, che è già presente all'interno dell'amministrazione capitolina, in Zetema, nelle fondazioni, in azienda Pala Expo, eccetera, perché non può essere messo a disposizione dei municipi? Perché il municipio deve andare a pregare l'assessorato comunale o i dipartimenti centrali per dire scusa, mi metti in contatto con quell'altro? Perché mi servirebbe una professionalità che mi aiuta a scrivere un bando, che mi aiuta a organizzare un evento, che mi aiuta, eccetera. Se queste risorse sono già interne all'amministrazione, perché come municipi, già vista la poca presenza di fondi, siamo costretti a esternalizzare proprio questi servizi, perché magari ci mancano quelle professionalità specifiche su cui vorremmo lavorare? Per esempio, abbiamo votato in Commissione Cultura, mi sembra ieri o l'altro ieri, proprio la volontà di fare delle arene estive cinematografiche all'interno, cioè, del municipio. Noi qui abbiamo un ufficio cultura che effettivamente ha pochi dipendenti, e poi ci sono altre realtà come Casa del Cinema, Fondazione Cinema, eccetera eccetera, che invece fanno questo proprio di mestiere. Allora perché devo andare esternamente e spendere soldi pubblici fuori quando queste risorse io ce le ho interne? Allora, questo è il principio di base. Detto questo, vado in chiusura e leggo i due paragrafetti che vorremmo si inserissero o nell'attuale delibera del 99 e successive poi modificazioni, oppure come spereremmo maggiormente un inserimento favorevole, quindi nel senso di questo atto, all'interno di un futuro presunto, speriamo prossima modifica di tale regolamento. In particolare per parte culturale chiediamo di aggiungere questo paragrafo: è attribuita ai municipi la capacità di poter interagire direttamente e in maniera autonoma con aziende speciali, fondazioni e associazioni controllate e o partecipate da Roma Capitale, oltre che con la sovrintendenza capitolina e con le biblioteche di Roma, al fine di poter usufruire di risorse umane e di know-how specialistico delle suddette per attività organizzative, gestionali e comunicative di carattere culturale e artistico su propria scala municipale, come i dipartimenti competenti e gli uffici centrali possano già fare su scala cittadina, tenendo in conto, se necessario, e questo è fondamentale, la modifica degli statuti e o dei contratti di servizio di tutti gli enti di riferimento compresi nelle tipologie espresse dal presente comma. Che cosa stiamo chiedendo? Se Zetema Progetto Cultura SRL si interfaccia con noi solo dietro contatto con l'assessore, con la giunta comunale, col dipartimento, perché dobbiamo aspettare 4 mesi per capire, cioè per mettere in conto questo contatto? Nel frattempo i tempi tecnici per i nostri bandi sono terminati e l'evento salta, no? Oppure avremmo dovuto spendere più soldi per fare cioè un bando all'esterno con qualcuno di privato che si occupasse delle faccende. Allora, questo è piuttosto strano,
Lo stesso paragrafo, cioè non lo rileggo perché è identico, cambia solo la competenza turistica rispetto invece alla competenza culturale e artistica. Io più o meno mi sembra di aver detto tutto quanto volevo già affermare. Perché decentramento? Perché lo facciamo noi direttamente, senza passare dal centro, direttamente con le fondazioni, con le aziende, con le associazioni partecipate e o controllate. Se queste aziende, alcune già ce l'hanno in realtà, cioè ad esempio Teatri di Roma, che è un'associazione che gestisce il Teatro Argentina, il Teatro India e anche i teatri di cintura, cioè è già scritto cioè in quello statuto che i municipi possono interfacciarsi proprio direttamente col CDA dell'ente. Vorremmo che fosse inserito anche questo in altre componenti. Se Zetema, che ha centinaia di dipendenti, 10/15, lì desse, no, ma neanche si tratta di darli, ma proprio permettere ai municipi di avere un affiancamento tecnico, ecco, rispetto agli eventi culturali e turistici che possono poi realizzare, anche per stampare un foglio, per fare una grafica, per avere un approfondimento normativo, anche sul lato gestionale e soprattutto comunicativo, cioè sono tutti mezzi che il municipio o non ha o ha in parte assolutamente minimale. Tutto qua, quindi quello che chiediamo è che Zetema, cioè insieme a tutte le altre, possa modificare questi contratti di servizio, cioè, che tra l'altro sono milionari, no? In favore per una minimissima parte anche dei municipi, per affiancamento nella nostra progettazione e o gestione di eventi, punto. Grazie. Grazie consigliere. Interventi? Prego consigliera Vitrotti. Francamente non c'è dell'opaco in questa risoluzione, perché credo che non sia, ma diciamo, mi rimetto anche a una discussione per capire meglio, qui dietro alla parola decentramento noto che da un po' di tempo si sta in realtà stabilizzando invece una posizione politica importante, e cercherò di spiegarvi perché. Mi sembra più che altro questo atto, come altri, un atto che deve tentare di risolvere delle questioni che questa amministrazione municipale sta riscontrando nelle diverse questioni che, diciamo, tanto brava e tanto volenterosa vorrebbe portare a casa e chiudere, ma che di fatto non riesce ad arrivarci con facilità, primo perché ci sono degli oggettivi impedimenti di carattere amministrativo, che non saremo noi certo qui però a poter determinare facilmente, perché quando parliamo di modifiche ad un testo come quello del decentramento, o tante volte facciamo anche riferimento a dei testi unici per gli enti locali, credo che sia un po' difficile. Noi possiamo discutere, possiamo spingere, ma è difficile che la vera rivoluzione parta, diciamo, propriamente da qui. E poi noto delle incongruenze, perché io non so perché adesso il Movimento 5 Stelle si è fissato con Zete, ma diciamo, mi è venuta in mente subito la provocazione che ha fatto l'assessore allo sport Frongia rispetto alla questione di Capannelle, no? Cioè gestire, dice, perché allora potremmo avanzare un progetto tutto interno al Comune di Roma con una società in house e fargli gestire appunto l'ippodromo, proprio con Zete, ma ci ha fatto anche il nome, ovviamente Zete, ma si è guardata bene dall'accettarlo. Quindi, però la perplessità che mi rimane è: quando noi facciamo riferimento a delle società che sono partecipate, e se voi andiamo a vedere sul sito, perché mi sono andata anche a informare, ho detto ma forse ho sbagliato, la società è partecipata al 100% di Roma Capitale. Quindi se ci parla la presidente di questo municipio o se ci parla l'assessore del Comune di Roma, in teoria dovrebbe essere la stessa cosa. Dico in teoria perché mi sa che in pratica non è più così, oppure ci sono delle difficoltà, oppure ci sono delle lungaggini, oppure si deve fare tanti passaggi e non abbiamo tempo. Le motivazioni possono essere tante. Però questo un po' mi allaccia già all'atto che forse verrà successivamente, no? Comunque anche quando vogliamo fare una cosa come l'apposizione di una targa, noi dobbiamo avere per esempio il parere della sovrintendenza, quindi pure lì bisogna che ce la facciamo, non ce la facciamo, bisogna
in questo momento non abbiamo quello strumento per poter superare queste cose, e non può essere una risoluzione che fa questo e che soprattutto mette a tacere dei problemi di carattere politico. Perché se noi non siamo, cioè se la maggioranza di un municipio mi viene a dire che non sia in grado di dialogare con una partecipata del Comune di Roma, me un pensiero me lo fa fare. Perché qui addirittura, se andiamo a leggere nelle maglie dello statuto di una partecipata, parliamo di quella che si occupa di cultura per la città di Roma, che se ne è sempre occupata, addirittura il Comune di Roma ha la facoltà di nominare i dirigenti che ci stanno là dentro. Cioè, la cosa è proprio 100% Roma, capi? È come quando diciamo che ama non funziona e dipende da quello che c'è. No, in realtà, insomma, è come quando diciamo, lo diciamo per le municipalizzate, funziona anche per le società in house. Ecco, diciamo, quindi se funzionano e hanno una funzione, si fanno ovviamente affiancare al lavoro amministrativo che deve fare l'amministrazione, sono nate apposta per quelle professionalità e per sviscerare quelle progettualità che probabilmente all'interno dei dipartimenti o nelle maglie dell'amministrazione non si riesce con aria, con ossigeno a fare con facilità. Questo avviene anche nella Regione Lazio. Nella Regione Lazio vi ricordo che però in tema di spending review, cioè cercando di voler tagliare dove non erano proprio, si è fatta un'operazione di accorpamento, di superamento, di riduzione dei costi. Allora, se però funzionano e ci stanno, perché mi pare invece di capire che noi li vogliamo mantenere perché effettivamente offrono alla città di Roma un servizio, allora no, mi preoccupa il fatto che noi invece ci lamentiamo e quindi facciamo un atto che chiede di modificare addirittura una parte, un comma, inserire nel regolamento il decentramento amministrativo. Io siamo forse in una favola, non so se, insomma, e penso che invece questa cosa sia sostenuta invece da un problema di carattere prettamente politico. E poi faccio una provocazione: se è così, cioè se il problema vero è arrivare a quelle professionalità che ci sono per esempio in campo culturale, ma mi chiedo, ma allora quando noi facciamo per esempio degli affidamenti diretti per fare dei progetti su questioni per esempio indagini l'abbiamo fatto, no? Viste le diverse voragini che ci sono state, l'affidamento a dei progetti importanti via Spadola, anche lì non abbiamo avuto difficoltà a riferirci all'esterno, quindi ad esternalizzare, perché non avevamo all'interno dell'amministrazione quelle competenze necessarie per poter svolgere l'obiettivo era fare il progetto, non ce l'ho a casa, lo vado a cercare da un'altra parte, qui invece ce l'ho a casa. Però addirittura voi mi state denunciando che c'è una difficoltà di arrivarci. Allora io non lo so, forse non dice proprio tutto questo atto, dice solo un pezzo, e se io sto al merito penso che forse non è neanche la via più giusta. Se invece sto al merito politico penso che ci dobbiamo cominciare a preoccupare. Grazie. Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Sarà un caso che intervengo sempre dopo la collega Vitrotti, ma non lo faccio apposta, dico la verità. Mi ha anticipato solo prima. Allora, decentramento. Parola chiave, parola comune, parola forte, parola che ha all'interno un significato importante, che ovviamente non termina qui il suo percorso, anzi, bisogna lavorare tutti i giorni affinché il decentramento possa prendere corpo. E vedo che questa giunta del Municipio Settimo, questo Consiglio del Municipio Settimo, cerca in tutti i modi di dover comunque lavorare in questo senso. Vedo appunto che questa maggioranza del Movimento 5 Stelle prova tramite diversi settori a ragionare e a inserire continuamente la parola e diciamo il lavoro di portare ad un
decentramento sempre più possibile, probabilmente dal centro non ci sono orecchie che ascoltano bene, probabilmente ci sono delle rimostranze forti all'interno di un meccanismo che non è solo politico ma anche amministrativo, quindi di una macchina che fa fatica a dare spazio. È vero pure che si aspetta che la regione faccia il suo nei confronti dell'amministrazione comunale, perché da lì è che partirebbe un segnale forte di competenze. Però, tornando a noi, noto con piacere che ogni situazione è utile per provare a parlare di decentramento, e noto anche con una certa simpatia il cambio di strategia. Allora, e spiego la strategia qual è, nel senso che nel 2016, quando la Presidente Lozzi venne qui in aula proponendo le sue linee guida, un gruppo di un partito politico, Fratelli Italia, votò le linee guida della Lozzi perché le vedeva simili al 90% del proprio programma politico, quello che sarebbe stato poi il risultato sul territorio. E fu gridato allo scandalo un'altra parte politica che vota con a favore di chi ha vinto, no? Di chi è stato un avversario, eccetera eccetera. Lì per lì pure io poi dopo ho detto forse è stato troppo, no? Però sentendo, come si dice, la dichiarazione, l'elencazione di quello che sarebbe stato fatto sul territorio, è stato anche naturale votare con una sorta di, come si dice, di propensione positiva nei confronti di quell'atto. Ma poi sembra che dopo tre indizi, no? C'è la prova che dopo aver parlato, insomma, aver visto la Presidente schierarsi e, no, andando contro la sindaco sull'Ama, quando abbiamo visto la Presidente fare dei comunicati forti sempre contro la sindaca sulla scuola di Via Tropea, quando anche la stessa Presidente ha messo in piedi e vuole mettere in piedi un ragionamento, e si vede dagli atti, del decentramento come municipio forte, pronto ad un'azione di decentramento, mi sa che a suo tempo quella forza politica strana che aveva votato a favore poi non si è molto sbagliata, nel senso che non ha sbagliato l'interlocutore di avere coraggio e azione per certi tipi di atteggiamenti politici. Quindi questo lo dico perché anche questa maggioranza sta cercando di cambiare strategia nei confronti appunto dell'azione centrale del Comune di Roma, e quindi dice: se io mi scontro direttamente lo faccio e sono forte e sono capace a farlo, ma ti vengo anche toccando dei riferimenti, e quindi decentramento culturale e sportivo, e culturale e turistico. Bene, e quindi cambiamento di strategia, se ci cerca di lavorare con quello che c'è. Ed è normale che Fratelli Italia su questo argomento non è... Consigliere, per cortesia, grazie. Fate parlare il consigliere Giuliano, grazie. Lo fate terminare, vi ringrazio. Si è sparato, Ittre. Consigliere. Ah, diceva che uno si è sparato e l'altro gli hanno sparato. Ah, era quello. E quindi Fratelli Italia, quando trova appiglio, nel senso anche dal punto di vista egoistico politico, no? Perché va bene che prima stavate d'accordo col PD e quindi noi non siamo gelosi che non vi parliamo più, ci mancherebbe altro. Noi cerchiamo sempre di andare sugli argomenti, sulle idee. Poi la domanda sorge spontanea: ma le idee servono alle parole o le parole servono alle idee? Perché questo poi lo dobbiamo anche capire bene come funziona, in quanto il vostro collega diceva: ma noi utilizziamo sempre idee giuste. Boh, insomma, sta certezza io non sarei così proprio convinto, però ragioneremo in commissione cultura se le parole servono alle idee o le idee servono alle parole, ok? Ma detto questo, è importante, noi non siamo gelosi che voi non state d'accordo col PD sui Rom, non c'è, noi lavoriamo sulla questione. Su questo argomento ci interessa molto esserci, perché? Perché in qualche modo dobbiamo far leva,
Allora, noi cercheremo dal comune con i nostri rappresentanti ovviamente di dire che Roma ha bisogno di, ok? Roma è ormai pronta per, e bisogna che la Regione Lazio lascia i suoi spazi, lascia le sue deleghe e Roma se le prenda e le dia ai vari municipi, perché questo municipio grida tutti i giorni che è pronto per. Bene, ma se non lo mettiamo alla prova non sappiamo. E quindi Fratelli d'Italia in questo contesto è interessante esserci, perché per fare leva vogliamo iniziare anche dalla parte culturale, facciamo la parte culturale, la parte turistica, bene, ci portiamo avanti con il lavoro? Ok, mettiamo quello che dovrebbe essere poi inserito eventualmente in un contesto successivo, va benissimo, forse non è la soluzione di tutti i mali, però sicuramente non facciamo la parte delle comparse, perché in teatro la comparsa ha il suo valore, ci mancherebbe altro, però poi insomma se lo fai sempre tutte le volte qualcosa non quadra, cioè non migliori mai, sempre a comparsa rimani. Quindi se dobbiamo tramite degli atti cercare di inserirci dentro una compagine amministrativa, una compagine diciamo strutturale comunale, che è quella culturale in questo caso, bene, ci sono delle strutture che hanno ben a conoscenza quali sono le cose da fare e quali sono i loro propri compiti. Cerchiamo di far sì di non avere più filtri, bene, cerchiamo di non avere più filtri, perché vogliamo essere, io sono ansioso di essere messo alla prova, ok, per sapere se riusciamo a fare qualcosa più o meno. Però se dobbiamo ogni volta passare per 7, 8, 9, 10 passaggi, 10 persone o figure diverse, è normale che tutto s'annacqua, anche no, le cose più naturali, più semplici diventano complicate. E allora va bene. Certo, però come diceva la collega, che oggi è un po' prefebbricizzante, dice però se tema è la nostra, ma che dovemmo stare a parlare? Andiamo lì, oh, scusate ho usato un po' il romano, andiamo lì e facciamo quello che dobbiamo fare, chiamiamo il direttore, cioè la parte diciamo apicale, e guarda che ti vorrei ricordare che tu sei qui inserito in un contesto, ok? Forse non ce lo possiamo fare noi, la nostra presidente può andare, ci mancherebbe. Ma sarebbe bene che chiamate la vostra sindaca, che oltre a fare, andare, dire lettere e testamento, potrebbe andare là a dire se tu, no, se tema o chi per te dai supporto a un progetto, certo non a cosette, a cose serie, a cose vere, no? Dai supporto, ma non è che faresti proprio male, eh? E quindi io penso che questo possa essere un elemento di leva. Ragazzi, non pensate che voi avete le idee belle solo voi e tutto funziona, per l'amor di Dio, perché sennò non staremmo ancora qua a ragionare, no? E a sperticarci le meningi. Però certo può essere leva, questo sì, usiamo la leva politica, non sempre di contrasto, non sempre solo di, come si dice, di discussione, di polemica, usiamo anche la leva politica intelligente per quelle che sono le competenze. Quindi, nel chiudere, c'è appunto bisogno di collaborazione tra i vari istituti e la tempistica è fondamentale, le modalità per avere dei risultati, io ho detto prima, la potenza è nulla senza il controllo e quindi o la forza, fate come vi pare, perché se non c'è appunto un'azione di concerto i risultati non si ottengono. La tempistica è un elemento importante per la riuscita di tutti i progetti, di qualunque iniziativa. Se passano 5 anni ad avere una risposta, sono buoni tutti a dire che le cose non funzionano, ci mancherebbe altro. Quindi tempistica e modalità, e siamo d'accordo in questa fase di agire in questo modo. Grazie, altri interventi? Prego consigliere Toti. Mi ha fatto piacere l'intervento del consigliere Oi, perché voglio dire al consigliere Oi benvenuto veramente fra gli autonomisti, fra coloro che con forza portano avanti il discorso delle autonomie, il discorso del decentramento,
il discorso che vuole mettere al centro i cittadini, perché il discorso del decentramento significa mettere al centro la partecipazione, i cittadini che partecipano e sono protagonisti della vita. Però se non c'è decentramento è il protagonismo e la partecipazione non riescono a poi toccare con mano quello che veramente è il discorso del governo cittadino e del governo municipale. Ma ho detto, sono contento veramente di questo intervento, perché devo dire, col consigliere Fulvio Giuliano al 99% andiamo d'accordo. Non siamo andati d'accordo sulle linee guida, perché io, rispetto alla proposta programmatica presentata dalla Presidente del Municipio nella prima seduta, io ho votato contro le linee programmatiche, proprio perché c'era una timidezza, io più che timidezza direi quasi un nulla, da parte della Presidente rispetto al discorso del decentramento, che io, tu sei maga, posso dico, e però e chiaramente oggi c'è un discorso diverso, perciò ecco, diciamo che ne prendo atto. A posto, ho detto benvenuti nel discorso della lotta per l'autonomia. Io sono vicino a coloro che lottano per l'autonomia, perché io penso che sia discorso essenziale, centrale, e io l'ho messo sempre anche nel mio intervento, nel primo intervento, come discorso centrale. L'ho messo anche nel bilancio, non nell'ultimo, nel quale la Presidente ha detto, dice sì, però bisogna parlare di città regione, bisogna parlare di più poteri, perché di che bilancio stiamo a parlare? Giusto, io lo dissi però nel bilancio precedente, la Presidente l'ha detto e ha fatto questa dichiarazione nell'ultimo bilancio, perciò voglio dire, con questo la condivisione piena. Non deve essere però un discorso di timidezza istituzionale, ragazzi, non siate timidi, con forza frustate i vostri consiglieri comunali, perché voglio dire, qui significa che facciamo belle cose, parteggiamo noi insieme con voi sul discorso dell'autonomia e del decentramento, però voglio dire, poi non deve rimanere qui nel chiuso dell'aula, perché voglio dire, voi governate questo territorio e i vostri amici governano la città di Roma. Perciò rispetto a questo io voglio dire, ci deve essere un discorso, io parlavo di frusta, però dico deve essere un discorso forte, perché sennò ci stiamo prendendo in giro, qui parliamo di decentramento, poi non riuscite voi con i vostri amici che condividono la vostra proposta politica a livello diciamo romano e condividono anche a livello nazionale, perché poi a livello nazionale deve passare anche il discorso di città-regione, vogliamo chiamarla città metropolitana a statuto speciale, vogliamo chiamarla provincia a statuto speciale come la provincia di Trento o di Bolzano, chiamiamola come vogliamo, però soltanto attraverso una riforma costituzionale, che chiaramente ai suoi tempi, noi riusciamo realmente a trasformare Roma in una città-regione, una città che ha poteri anche legislativi, perché servono anche poteri legislativi e non soltanto amministrativi, quelli che avremmo se si attuasse quel decentramento che ancora non c'è stato fra regione e comune, che è ancora carente purtroppo e che sta nella legge e ancora non è stato ancora attuato. E voglio dire, ci stiamo prendendo in giro. Ecco, io lo sforzo che vi chiedo è che al governo del Comune di Roma ci siete voi, perciò fatevi sentire, non facciamo soltanto esercizi di politica qui e di autonomia in Consiglio Municipale, ma cercate di essere portavoce di questo. Io anche nel passato ho lottato per questo, anche amici miei che governavano Roma non l'hanno fatto, voglio dire, forse non erano così tanto amici, perché sennò avrebbero messo al centro un discorso del genere, perciò voglio dire, io non guardo in faccia a nessuno rispetto anche a possibili sbagli che hanno fatto persone che hanno condiviso politicamente con me la guida della città, anche se il governo Berlusconi è stato quello che ha portato alla legge che ha parlato di Roma Capitale. Dico, nel precedente non era mai stato fatto un discorso del genere, però non ci basta,
è poco, ecco perché io parlo di timidezza, datevi da fare. Noi su questo siamo con voi, se riuscite e vi fate rispettare dai vostri amici. Grazie, altri interventi? Prego, consigliera. Allora, io in questo atto non ci vedo niente di politico, sinceramente, io vedo molto buonsenso invece, e tra l'altro il decentramento è proprio uno dei programmi, credo, del Movimento 5 Stelle. Perché il decentramento sul quale stiamo spingendo in diversi settori? Perché ogni territorio, ogni municipio ha una sua peculiarità e quindi è importante che questa emerga. Ogni municipio ha delle iniziative specifiche e delle idee, quindi in questo municipio ad esempio si lavora moltissimo sulla cultura, quindi è importante, poi quando io faccio delle proposte devo rapportarmi direttamente con un dirigente che mi può aiutare, non passare per una persona che poi passa un'altra persona e devo avere una risposta fra uno o due mesi, perché questo vuol dire ingessare tutto il meccanismo e non avrò mai dei vantaggi. Se voglio lavorare a favore dei miei cittadini avrò delle forti difficoltà. E le società partecipate, che noi a Roma ne abbiamo tantissime, una meglio dell'altra, hanno tantissimi dipendenti, quindi non è che hanno come il municipio due persone per ufficio, quindi hanno possibilità di decentrare o di affidare per ogni municipio un ufficio di tre persone che dica al settimo municipio, quando si riferiscono a te, rispondite e gli mandi avanti magari una loro iniziativa, sempre se di buon senso chiaramente. I costi alti poi delle società partecipate, hanno tantissimi dipendenti e hanno dei costi altissimi, è giusto che il municipio benefici di queste persone e di questi soldi che vengono utilizzati, perché se no rimangono dei comparti stagni. La burocrazia rallenta tutto, questo l'ho detto già prima, tutti questi passaggi bloccano. Vogliamo fare l'esempio di AMA, che a me sta tanto simpatica, ogni volta che tu devi sapere chi ha avuto un subappalto, chi deve intervenire su uno sfalcio, su una rimozione di un cassonetto bruciato, sembra che ti devi vendere l'anima al diavolo, devi iniziare a mandare email, a pregare che qualcuno ti risponda, perché sono chiusi in quel palazzo e un pochettino su questa cosa, diciamo, ci giocano anche un pochettino, per cui la prima cosa che io decentrerei è proprio l'AMA, perché io voglio avere un dirigente qui che quando un problema è qualcosa che non va, io lo voglio guardare in faccia e voglio dirgli guarda questa cosa, tu mi devi intervenire, non dico subito, ma mi dai una settimana, no che dopo due mesi io ancora ti devo telefonare e ti devo chiedere se per favore fai il tuo lavoro, visto che ti pago e ti paghiamo profumatamente. Quindi a fine di tutto questo, perché l'AMA ce la metto sempre, io sono totalmente a favore dell'atto del presentato al mio collega. Grazie consigliera, altri interventi? Non ci sono? Ah, prego consigliere Ciancio. Grazie, ma non funziona forse grazie. Quindi io ritengo che non sia neppure questa la strada per fare presto e fare in fretta, perché allunghiamo ancora di più con i regolamenti e con il cambio aggiungendo questa postilla nel regolamento di cui leggeva prima. Io ritengo che ci siano altre strade più veloci, più rapide per fare quello che sosteneva la buona politica. E in questo momento non c'è una buona politica, altrimenti il primato lo deve avere la politica, non i tecnici. Non può esistere quello che abbiamo assistito l'altra sera, che gli uffici facciano cose diverse da quelle che dice la consigliera. E questo voglio dire. E allora, non mi voglio dilungare, ma due parole che ho ascoltato volentieri prima il capogruppo, pensiamo ad altre cose. Cioè, questo diventa uno scontro con il Campidoglio e con i dipartimenti, con Zetema. Perché? Cioè, questo è il problema. Invece bisogna far funzionare quello che si ha. Comunque dobbiamo preparare un ottimo pranzo se gli strumenti ci stanno.
Questa è la questione. Io mi fermo qua e naturalmente penso che tutti d'accordo sulle belle parole del decentramento, ma la strada per arrivarci a volte non è quella di cambiare l'unica delibera sul decentramento, che poi mi sembra che era un atto, come dire, l'atto più importante per le circoscrizioni, perché ancora c'erano le circoscrizioni quando esisteva questo regolamento. Grazie. Esiste. Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Giannone. Grazie Presidente, oggi in quest'aula ho sentito delle cose veramente che mi lasciano, diciamo, stupito, perché ancora sento discorsi che le cose... Consigliere Giuliano, cortesemente. La politica le deve fare la politica. La politica, ho imparato in soli 2 anni e mezzo, che deve dare gli indirizzi, deve fare il controllo, deve essere diciamo la parte propulsiva. E avevo anche capito in 2 anni e mezzo, ma non vorrei aver capito male, che è la parte amministrativa che deve poi essere operativa sul e realizzare il funzionamento di tutta la macchina, deve far funzionare la macchina. In questo ci sono anche gli enti strumentali cosiddetti. Ho imparato anche questa cosa, perché io non sono un politico e la sto imparando in 2 anni e mezzo soli, e mi sono anche un attimo informato di come funzionano questi enti strumentali, che sono regolati da un contratto di servizio. Cioè non è che siccome c'è il Movimento 5 Stelle al municipio, c'è il Movimento 5 Stelle al comune, la sindaca chiama un ente strumentale che ha invece una sua organizzazione autonoma di carattere privatistico, quindi il consiglio di amministrazione eccetera, riceve dei soldi per fare delle cose, no? Con un contratto, non è che può chiamare e dire beh adesso tu fai quello che dico io, perché quello invece è un dipartimento, potrebbe essere, forse, ma neanche, perché è il direttore del dipartimento che impartisce. Scusatemi se mi sto dilungando in cose un po' leziose, però non mi potete venire a fare un discorso del tipo questa è una cattiva politica per cui Zetema non fa le cose che dice il municipio. No, c'è un contratto di servizio, il tema è cambiare il contratto di servizio, che deve prevedere anche la possibilità che per interfacciarsi con il municipio e con Zetema possa essere l'ufficio municipale, no? Ufficio Cultura e Sport del municipio. Adesso non è così. Non lo è mai stato. Adesso non è mai stato. Adesso è il Dipartimento Cultura che si interfaccia e chiede i servizi, così come descritto dal contratto di servizio, a Zetema e alle altre, perché ce ne sono altre. Adesso se volete poi ve le leggo tutte. È il gabinetto della sindaca che può chiedere questa cosa. Ma per iniziative del gabinetto della sindaca, non per iniziative municipali, sono 2 cose diverse. Riesco a spiegarmi? È l'assessorato alla cultura che può fare questo, e questo è scritto nel contratto di servizio, Google si trova rapidamente. Comunque non è un problema, lo dico io. Il tema quindi qual è? Se bisogna dare un indirizzo politico, perché questo è il nostro ruolo, noi siamo qui per questo, per dare un indirizzo, e allora noi lo diamo e diciamo che come municipio ci piacerebbe, e lo diciamo in forma interlocutoria, non in forma di contrapposizione, perché con l'amministrazione, anche quelle amiche, si dialoga attraverso gli atti formali, che sono le risoluzioni eccetera. E allora noi diciamo con una risoluzione che è un atto formale di espressione di un consiglio, badate bene, è una sfumatura, però avremmo potuto anche fare una richiesta, no, di altra forma. Invece noi abbiamo voluto portare in consiglio perché riteniamo che il consiglio sia l'espressione di una cittadinanza, di un volere di una cittadinanza che noi tutti rappresentiamo, chi più chi meno, per dire vorremmo, gradiremmo essere messi nella condizione di poter utilizzare degli strumenti che oggi può utilizzare solamente il comune. Chiaramente questo non significa che automaticamente
no, rientriamo nel contratto di servizio. No, significa che bisogna cambiare un regolamento del decentramento in base al quale vengono fatti le delibere di giunta, con le quali vengono fatti i contratti, sulla base dei quali vengono fatti i contratti di servizio. Questo è l'iter, non ce n'è altri che siano. Quindi mi stupisco che qualche forza politica, per fortuna non tutte, di opposizione, quindi ringrazio Fratelli d'Italia e Forza Italia per aver compreso il valore di questa risoluzione, stiamo portando, secondo, all'interno di un percorso, un iter politico giusto, una nostra richiesta, esigenza che si affianca alle altre legate al decentramento che abbiamo fatto e che voi ricordate bene. E perché allora ci stiamo focalizzando, no, sul decentramento? Non certo perché vogliamo entrare in contrapposizione, no, non certo per altre motivazioni trasversali, semplicemente perché abbiamo capito, e forse a parole lo avevano capito anche i nostri predecessori, ma forse non hanno avuto la forza, ci hanno detto i altri consiglieri che forse non hanno avuto un giusto impegno, non lo so, una giusta verve, non saprei perché non c'ero, ma stiamo cercando di marcare questa, di forzare la mano su questo aspetto del decentramento, proprio perché abbiamo intuito che è l'unica modalità con cui una città grande come Roma, come 10 città italiane, può essere governata, se vogliamo governarla in modo efficace. Tutto qua, non c'è nessun ragionamento dietrologico, non c'è nessuna opacità, e le aziende, se le volete sapere, sono Zetima Progetto Cultura, ed era solo esemplificativa, ma c'è anche Azienda Speciale Palexpo, Associazione Teatro di Roma, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Film Commission di Roma delle Province del Lazio, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Roma Europa Arte e Cultura, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Mondo Digitale, oltre che naturalmente Sistema Biblioteche e Centri Culturali e Sovrintendenza Capitolina. E poi ci sono le altre, ATAC, Gruppo Acea, Amaroma. A titolo esemplificativo. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ci sono? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni? Prego, consigliera Vitrotti. Consigliere Giannone, su oggi non si scappa con la rete. E quindi, siccome io la memoria un po' ce l'ho, ma a volte mi faccio lecca, Capodanno del 2006, questo municipio, allora ex decimo municipio, ospitava qui, e in realtà l'altra grande manifestazione si teneva agli ex mercati generali, ospitava una notte della Taranta organizzata esattamente con Zetema, con la collaborazione dei due municipi, allora c'erano Sandro Medici e Andrea Catarci, allora municipio decimo e undicesimo, e erano presenti appunto Fiorella Mannoia, c'era ovviamente Walter Vertroni, Borgna, io capisco, potreste chiedere anche a Bergamo che si ricorderà questo evento nella capitale, fu un evento in cui la collaborazione con i municipi e Zetema era già possibile, si può fare già. Quindi quando facciamo gli innovatori facciamoli fino in fondo, perché altrimenti rischiamo che qualcuno se le ricorda le cose, invece quando mettevo un interrogativo su quest'atto dico: ma perché non si può fare? Se già le circoscrizioni appunto allora lo facevano, mettevano il sindaco, il presidente del municipio andava dal sindaco e dice: sindaco, io voglio fare, io il capodanno lo voglio fare a piazza di Cinecittà, dentro gli studios. Capisco che lei ride perché non se lo ricorda. E in collaborazione con Zetema si era fatto.
Oggi noi stiamo pregando una collaborazione con ZEDEMA, passando addirittura per la modifica del decentramento. Ma c'è qualche cosa che non va? Oppure avete semplicemente interpretato in modo sbagliato la collaborazione che si può creare tra una partecipata del Comune di Roma a proposito di AMA, che appunto è uno dei principali problemi se la Mondezza sta per strada. E quindi se non funziona l'interlocuzione tra i municipi, il Campidoglio e le partecipate del Comune di Roma, è un problema di carattere politico a casa mia, eh? Poi ci possiamo pure non vedere niente, ma capisco, diciamo, ormai ci ho quasi rinunciato, diciamo, a cercare di fare un po' di sana politica e di discussione politica qui dentro, eh? Dico sinceramente, appunto mi fa specie chi quegli anni li ha vissuti, in cui c'erano degli importanti interventi anche di carattere culturale, in cui proprio si cercò di portare la cultura dal centro alla periferia e cercare di creare una collaborazione tra i diversi livelli, perché purtroppo è così, abbiamo il bilancio partecipato, quello possiamo fare, ci sono i dipartimenti, ripeto, e così diciamo mi astengo come Partito Democratico, perché veramente il rischio che stiamo facendo una cosa che non è neanche non ha neanche tutte le connotazioni giuste mi pare alto, ma soprattutto ritengo che invece ci sono già le condizioni per poterlo fare, e se non lo sapete fare, o ammettete che non lo sapete fare, oppure c'è un problema con qualcuno con il quale non ci può parlare con voi, ma questo è un altro tema che non sta di certo al gruppo del Partito Democratico discutere. Grazie. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere. Eh sì, è vero, c'è chi conosce questo metodo politico, c'è chi conosce quello che è stata la realtà di un'azione politica su Roma, è vero, io un po' ne conosco, e prendo a riferimento la parte, il pezzo diciamo di riferimento che ha detto la collega, è quello che effettivamente poi, al di là delle nostre capacità, che possono essere misurate in loco, è vero che poi basta che la sindaca o il sindaco di turno, insomma in questo caso la Raggi, alzi il telefono e convochi nei suoi uffici chi di dovere per fare un ragionamento politico, certo, con l'assessore competente e quello che è. Quindi la collega, traduco perché voi non capite il PD, la lingua del PD, no, la capite quando si parla di Roma, non la capite quando si parla di altre cose. Voleva dire, se noi usiamo l'atteggiamento diciamo per utilizzare qualunque tipo di strumento va bene, però sappiate che questa cosa già esiste e si chiama politica, quindi andate lì, fate pressione sull'assessore, sulla sindaca tramite la presidente, e si parla di come si dice, impostazione e progettualità politica su vari enti. Poi però lei è cattiva, collega consigliera, quando dice che non ci può parlare sindaco con loro, lei è un po' cattivina, se n'è accorta che non ci può parlare la sindaco con loro? Non se n'è accorta, ma loro non si perdono d'animo e quindi portano avanti questi atti. Fratelli d'Italia in questo modo però, tra il dire e il fare, tra il serio e il faceto, è normale che prende in esame il concetto, quindi il contenuto, e il contenuto per Fratelli d'Italia è sempre un elemento da comunque portare avanti, come dicevo prima, quella leva che può essere utile. Poi se loro non si parlano con la sindaca è un problema loro, noi faremo sempre comunque politica di proposizione. Se dobbiamo dire qualcosa al comune l'abbiamo detto, lo diremo, lo faremo. Se dobbiamo portare dei confronti a livello municipale, continueremo a farlo, anche se poi a volte votate insieme al PD. Non è un problema, non siamo gelosi. Altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni? Passiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 consigliere, grazie, 14 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti, l'atto si intende approvato. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, mozione avente ad oggetto apposizione di una targa in ricordo della scuola 725 di Don Sardelli al Parco degli Acquedotti. Relatore, prego consigliere. Allora, mi volevo un attimo ricollegare pure al discorso prima della Barbuta, perché casualmente c'è un pezzo che potrebbe ricollegarsi al discorso di prima dell'inclusività degli ultimi, facendo, no? Allora, leggo questo, questa è una brochure dell'Università di Gand in Belgio. Allora, è una prestigiosa università belga, fra i più grandi istituti universitari europei, organizzata in 11 facoltà, le quali ospitano circa 41.000 studenti e oltre 9.000 ricercatori e professori. L'asilo nido all'interno dell'università distribuisce una brochure ai genitori che potrebbero voler iscrivere i propri figli con il seguente testo. All'interno della nostra struttura educativa, i vostri figli entreranno in contatto con bambini di svariate origini etniche, culturali e sociali. Il rispetto per tutte queste origini e l'apertura mentale rappresentano le nostre priorità. Alcuni studi mostrano che i bambini individuano sin da subito le differenze e si formano immediatamente dei giudizi di valore. La diversità in questione include tra l'altro le differenze di origine, di colore della pelle, di sesso, di religione, di capacità, di età e di peso. Pensiamo che all'interno della struttura educativa il nostro dovere sia di offrire ai bambini un'educazione senza pregiudizi, in un'atmosfera di fiducia, di tolleranza e di apertura mentale. Ci sforziamo di raggiungere questi obiettivi facendo sempre attenzione all'identità del bambino e sostenendo nella costruzione di un'immagine positiva di sé, sostenendolo. Ci piacerebbe avere la foto di voi e della vostra famiglia per mostrare agli altri bambini, perché ciascuno possa raccontare agli altri da dove viene, chi sono i membri della sua famiglia e chi lui o lei è, perché ciascuno sia fiero delle proprie origini. Ci auspichiamo che ogni bambino porti da casa la propria musica, i libri, i puzzle che compriamo sono selezionati con lo scopo di evitare rappresentazioni stereotipate dei diversi popoli. Al fine di costruire un'immagine di sé positiva, il bambino ha bisogno di specchi di persone come lui con le quali condividere i punti in comune ed identificarsi. Questo non c'è, stranamente richiama il punto precedente riguardo alla Barbuta, sulla quale appunto stiamo lavorando non con l'esercito ma con appunto progetti di inclusività. Quindi vabbè, adesso il controcanto, no? Qui ci abbiamo un altro testo che è praticamente il report di autovalutazione di un istituto che è salito alle cronache nel 2015. Gli studenti del nostro istituto appartengono prevalentemente alla media alta borghesia romana. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è relativamente molto bassa e si tratta per lo più di figli di personale delle ambasciate o dei consolati, particolarmente presenti nel quartiere Parioli. La loro presenza è limitata nel tempo, 3-4 anni, ed è legata ai trasferimenti dei genitori presso altre sedi. La spiccata omogeneità socio-economica e territoriale dell'utenza facilita l'interazione sociale. Non sono presenti né studenti nomadi né provenienti da zone particolarmente svantaggiate. Negli anni sono stati iscritti figli di portieri o custodi di edifici del quartiere. Data la prevalenza quasi esclusiva di studenti provenienti da famiglie benestanti, la presenza, seppur minima, di alunni provenienti da famiglie di portieri e di custodi comporta difficoltà di convivenza dati gli stili di vita molto diversi. Questo è ancora pubblicato, è appunto il report di questo istituto che si chiama Santa Giuliana Falconieri, per la quale appunto si cita appunto che questo istituto fondato nel 1941 dalla Congregazione delle Mantellate Serve di Maria per attuare anche nella città eterna il proprio carisma e la propria missione educativa che si esprime nell'umile servizio ad imitazione di Maria. E qua poi si è uscita una serie di polemiche varie, questa cosa qua. Per cui adesso noi dovremmo parlare di Don Sardelli, no? Con queste premesse, in Belgio abbiamo quell'esempio, qua in Italia noi abbiamo questo tipo di esempi qua, che non è l'unico, perché ce ne sono altri a Genova, un altro a Roma, e insomma ecco, la situazione è questa. Allora a sto punto noi vogliamo scomodare Calamandrei, vogliamo scomodare il 33 e il 34 della Costituzione, il 3 della Costituzione, Gramsci. Cioè potremmo fare un discorso lungo, però visto anche l'orario, magari limito. Allora vado a leggere la mozione, perché di questi Don Sardelli probabilmente ce ne vorrebbero
molti di più di quelli che abbiamo avuto. Noi siamo stati fortunati, tra virgolette, perché ovviamente lui è andato a gestire una situazione critica, perché si parla appunto di persone che erano molto svantaggiate e che addirittura per andare a scuola cambiavano strada per non farsi riconoscere, quindi insomma una situazione pesante. Anche qua c'era un discorso anche di, diciamo che era l'equivalente di quello che poteva essere Don Milani nell'esperienza insomma diciamo toscana. Allora, la mozione appunto è stata redatta perché appunto vogliamo lasciare un segno che ricordi questo personaggio. E allora vado a leggere le premesse: che tra il 1936 e il 1973 circa 650 famiglie immigrate da Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata vissero all'interno di baracche di fortuna costruite tra un arco e l'altro dell'acquedotto Felice nel quartiere Appio Claudio a sud-est di Roma, che Don Roberto Sardelli nell'autunno del 1968 fu inviato come collaboratore parrocchiale della parrocchia di San Policarpo presso il Parco degli Acquedotti. In quella situazione di forte disagio sociale, chi pagava maggiormente le conseguenze erano le fasce più deboli, i bambini, che quegli stessi bambini divennero gli alunni di Don Roberto Sardelli, che se fra quei bambini erano in pochi a frequentare la scuola primaria, essi si riducevano ancora di più fra quelli frequentanti quella secondaria. I bambini venivano discriminati perché abitavano nelle baracche ed erano trattati come alunni di serie B e invitati a trovarsi un lavoro, tanto per citare l'articolo della Costituzione. Che in questa situazione di emarginazione Don Sardelli organizzava un dopo scuola proprio all'interno delle baracche, chiamandolo scuola 725 dal numero civico della baracca che la ospitava, dando a quella gioventù un'arma potentissima di riscatto sociale. Che grazie a quella scuola i ragazzi impararono a conoscere Gandhi, Luther King, Lutuli, Malcolm X, Don Milani, Camillo Torres, le lotte di liberazione dei popoli, il dottor Horn, la sesta di Beethoven, ma soprattutto impararono a non tacere. Considerato che il 19 febbraio ultimo scorso nella città natia di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, si è spento Don Roberto Sardelli, Don Roberto Sardelli è stato un sacerdote, maestro e scrittore vicino ai più umili e si è battuto per il riscatto esistenziale e morale dei baraccati di Roma, dopo essersi avvicinato alla pedagogia di Don Lorenzo Milani, impegnato per un rinnovamento morale e materiale della vita politica e sociale italiana, si è preso cura per lungo tempo di malati di AIDS, si è inoltre occupato di danza praticando il flamenco tra i popoli rom e sinti dell'Andalusia. Nel 2018 è stato insignito della laurea magistrali honoris causa in scienze pedagogiche all'Università di Roma III, come attestato per il suo lungo impegno di maestro accanto ai ragazzi. L'opera di Don Roberto Sardelli ed in particolare la realizzazione della scuola 725 si è concretizzata nel territorio del nostro municipio, rappresentando per quei tempi un incredibile esperimento pedagogico per i più poveri. La visione di Don Sardelli era quella di considerare la politica un bene comune da costruire dal basso. I suoi tanti scritti, che dagli anni 70 si concentrarono sulla denuncia del consumismo, l'intolleranza per il diverso e i più deboli, insieme al film documentario Non tacere e alla raccolta di quindicinali, sono oggetto di un fondo storico donato alla Biblioteca Raffaello nel Municipio 7. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Municipale impegna la Presidente e gli assessori competenti ad attivarsi per la posizione presso il Parco degli Acquedotti di una targa commemorativa in memoria di Don Roberto Sardelli della Scuola 725 e di quei ragazzi che grazie alla sua opera riuscirono ad emanciparsi della situazione di degrado, povertà e dalla quale erano partiti con le loro famiglie. Ecco, questo è tutto, grazie. Grazie consigliere Rinaldi. Interventi? Non ci sono. Dichiarazione di voto? Prego, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Il gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente a quest'atto. E, tra l'altro ricordo che c'è stata una mobilitazione anche spontanea da parte della cittadinanza del nostro municipio nei mesi precedenti, una raccolta firme proprio per arrivare al riconoscimento dentro nel Parco degli Acquedotti con una targa appunto e cercare di ricordare esattamente, senza aggiungere di più a quello che ha letto e detto il consigliere Rinaldi. In realtà diciamo è una richiesta un po' datata, però prendiamo diciamo anche la bontà di una proposta di farsi carico di una apposizione di una targa che magari potrà avere, non so, delle difficoltà appunto anche lì di carattere amministrativo, perché probabilmente serviranno dei pareri anche lì da parte della sovrintendenza capitolina.
Però insomma il contributo che possiamo dare come gruppo del Partito Democratico, sia qui sia eventualmente in Assemblea Capitolina, se servirà nei modi e nelle forme che saranno consentiti, perché questo territorio si è stretto attorno a questa figura, ha lasciato dentro gli abitanti del nostro quartiere un ricordo che merita un riconoscimento di carattere pubblico. E poi, perché come abbiamo fatto in altre occasioni, apporre una targa vuol dire anche mettere un punto e dire che esempi, storie, racconti, vicende che ci sono stati nel nostro paese, nel nostro territorio, nella nostra città, sono dei punti sui quali un'amministrazione, quindi anche una formazione politica, crede e al quale vuole dare anche uno spessore e un riconoscimento. Tra l'altro ci sarà anche un momento un ricordo che è stato organizzato per la domenica, mi pare il 24, organizzato proprio da due associazioni del nostro territorio, che sarà proprio o una pedalata o una camminata lungo gli acquedotti. E quindi credo che questo si può accompagnare anche ad un gesto che spontaneamente è nato da parte della cittadinanza e al quale ovviamente anche questo consiglio e anche una parte politica credo che abbia il dovere, anche il piacere e l'onore di sostenere e di incentivare. Per questo non ho detto tutto, ma ho detto le motivazioni che ho ritenuto più stringenti e importanti. Voteremo in modo favorevole. Grazie consigliera, altre dichiarazioni, prego. Anche io brevemente per dire che naturalmente non devo aggiungere nessuna parola rispetto a quello che ha raccontato il Presidente Rinaldi. Come gruppo misto voto la risoluzione e quindi naturalmente è un personaggio che abbiamo letto, ma soprattutto i cittadini ne hanno parlato e ne parlano sempre. Sia nella scuola sia nella società, quindi plaudo al fatto che debba essere ricordato comunque. Le difficoltà ci potranno essere anche a livello capitolino di sovrintendenza, però penso che rispetto all'azione si troverà la soluzione giusta per mettere questo ricordo importante. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego consigliere Ariano. Grazie Presidente, grazie colleghi consiglieri, io ringrazio anche i colleghi della mia parte politica che mi consentono di poter esprimere il nostro, insomma di poter effettuare la dichiarazione di voto per una persona così importante per il territorio nel quale io praticamente sono nata. Fare riferimento al prete delle baracche, che era in sostanza una persona illuminata che si poteva permettere di dedicarsi realmente al territorio così degradato in quei tempi e a dire a bambini che hanno frequentato la stessa scuola che ho frequentato io, la Salvo d'Acquisto, e che però finivano in scuole in classi differenziali oppure spesso venivano invitati a trovarsi un lavoro, ricorda quanto alcune piccole miserie siano state così realmente diffuse in un territorio che oramai tante cose le ha dimenticate. E come appunto scrisse nel 68 con i suoi ragazzi, i padroni lo sanno bene, cercano di addormentarci, ci portano il vino, la televisione, i giradischi, macchine e altri generi di oppio. Noi compriamo e consumiamo, serviamo ad aumentare la ricchezza padronale e a distruggere la nostra intelligenza. Io a nome del gruppo Movimento 5 Stelle ovviamente ci esprimiamo favorevolmente nei confronti di questo atto. Grazie. Grazie consigliera. Prima della votazione nomino il nuovo scrutatore, il consigliere Ciancio. Grazie. E passiamo alla votazione. Favorevoli? Che tipo... Con...
aspettate. Contrari? Astenuti? Quattordici favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, l'atto si intende approvato, grazie. Il Consiglio chiude alle ore 17:33, grazie.